Attenzione alla domanda del secolo. Cibo romano o napoletano? Vuoi la mia risposta? Il cibo è buono. Non esiste una cucina al mondo che io preferisca rispetto ad altre. Nel senso che, ovvio, ci sono cucine che hanno piatti che mi piacciono tanto e altre cucine che magari hanno meno piatti che mi piacciono tanto, ma non ce n'è una migliore di per sé. Credo sia impossibile fare una classifica di quale sia la miglior cucina al mondo. E voi direte: no, tirare per forza la cucina italiana! No, non necessariamente. Ci sono tante cucine che non conosciamo noi, ma che in realtà sono molto, molto buone. E al di là di questo, il gusto è un qualcosa di completamente soggettivo. Ci sono tantissime persone che arrivano in Italia, magari da altre parti del mondo, e dicono: beh, mancano spezie, perché per come viviamo il cibo qua in Italia, cerchiamo sempre di utilizzare pochi sapori, spesso anche delicati, ma che insieme funzionino bene. Altrove nel mondo c'è chi ci butta 13 quintali di spezie e quindi ti colpisce con un pugno in faccia di sapore. Meno delicato, ma altrettanto buono. Sono due modi diversi di vivere, di concepire e di creare il cibo. La questione cibo viene fuori spesso e volentieri durante le live, ne parliamo tanto durante le dirette di Eurotruck, che sono quelle un attimino più scialle, perché di fatto il content è guida il camion da punto A a punto B e nel percorso che tu fai da punto A a punto B hai tutto il tempo di chiacchierare del più e del meno. Quando magari invece giochiamo a FC24, siamo su Pandora, siamo più concentrati sul creare contenuto con il gioco che con le parole. Quindi, ripeto, il discorso cibo, il discorso pappa viene fuori spesso e anche il discorso cucine buone viene fuori spesso e dico sempre la stessa cosa, cioè quella che ho detto 2 secondi fa. Mi pare sia Riemann che spesso citi qualcuno, anche se non vi saprei dire chi, che aveva detto che tipo la cucina europea, ma se vogliamo anche quella italiana nello specifico, è tipo un concerto di musica leggera. Questa è la cucina italiana. Mentre la cucina tipo indiana, che è piena di spezie, è un concerto brutal death metal dove tanti suoni tutti assieme. C'è un caos tremendo, ma alla fine entrambe hanno il loro perché, hanno il loro senso di esistere. E per alcuni ne funziona più una, per alcuni ne funziona più un'altra, ma insomma, non c'è una cosa giusta e una cosa sbagliata, sono entrambe cose che esistono. Quindi sì, io non ho una cucina preferita, non ho neanche un piatto preferito. È difficile per me. Vi posso dire qual è il mio piatto preferito della cucina italiana? Tra parentesi, insalata di riso, chiusa parentesi. Vi posso dire che della cucina cinese mi piace tanto questo, mi piace tanto quell'altro, però non vi posso dire cosa preferisco, anche perché per poter giudicare nella sua interezza una cucina specifica dovresti assaggiare tutto. È un po' impossibile farlo. Tutto questo per dirvi che secondo me ci sono un sacco di cucine, e con cucine intendo dire proprio insieme di pietanze, di ricette che possono essere classificate in un unico libretto. Che secondo me in Italia non vengono considerate abbastanza. Vedi, per me, in primis, il coreano lo trovi a Milano, e poi in altre città trovi uno, massimo due ristoranti, in quelle grandi, forse, forse anche a Roma ne trovi tanto, ma altrove è difficile. A Bologna ce n'è due, di cui uno è un all you can eat di coreano, che magari è anche buono, ma non ci sono mai stato. Un'altra cucina che a me è piaciuta tanto dopo averla provata è stata quella etiope slash eritrea, perché il ristorante era ristorante etiope slash eritreo, quindi quello che ho mangiato non so se fosse tipico dell'una o dell'altra, ma immagino che bene o male le cose si assomiglino. Cazzo, sarà buono. Anche lì bello speziato. A me piacciono le cose tanto speziate. Con speziate non intendo dire piccante, intendo dire proprio speziate con più sfaccettature di sapori. Gran figata. Libanese buono. Libanese buono. Conta che, vabbè, in realtà cucina molto semplice. Io vado matto per, oh mio Dio,
E adesso c'ho il dubbio. Quello del Libano è il Mutaballa o il Baba Ghanoush? La crema di melanzana, quella è libanese. Porca puttana, se è buona. Buono, buono. Il coreano com'è? Ma allora, a me piace da matti, cioè me l'ha fatto conoscere Claudia che, essendo lei lombarda, quelle volte in cui andava a Milano, è andata spesso a mangiare coreano. Anzi, forse la prima volta che siamo andati a mangiare insieme a Milano è stato proprio per mangiare coreano. O forse siamo andati a mangiare ramen. O il vuoto, sinceramente non ricordo. Fatto sta che è piccantino e tende a essere piccantina come cucina. Ma allora, io ho provato un po' di tutto. Fanno questa sorta di pancake col cavolo che si chiama John. Pronunciato malissimo, chiedo scusa per le pronunce. Ci sono i tteokbokki che sono degli gnocchetti di riso che possono essere fatti o con una salsina piccante o un attimino più scialli con delle verdure, ma io le preferisco con la salsina piccante. C'è chi ci mette dentro il cavolo, c'è chi non ce lo mette. Però di base quello, il kimchi, che è il cavolo fermentato, gran buono. Ho preso il... vabbè, poi ci sono i classici tipo... Avete presente i futomaki? Quindi tipo il sushi, quello con l'alga all'esterno molto largo. Ecco, quello simile, che però adesso cos'è? Un bibimbap, credo si chiami. No, kimbap. Il kimbap. Il bibimbap invece è un piattone. Che però dentro tipo verdura, carne, spesso anche un uovo, ti mettono proprio il tuorlo dell'uovo che quando lo giri, siccome tutti gli ingredienti sono caldi, la ciotola stessa in cui te lo servono è calda, si cuoce. Ho preso una zuppa di kimchi, kimchi jjigae, ho preso il... Questo a Bucarest, quando sono stato con Claudio, ho preso il jajangmyeon, che sono questi spaghettoni con dentro le verdure e la carne di... Maiale, manzo, non ricordo, penso maiale, in una salsa a base di concentrato di fagioli neri. Molto dolce, inaspettatamente dolce, però buono. Insomma, mi piace tanto la cucina coreana. E mi spiace che il ristorante di Bologna non sia al massimo. Il miglior ristorante coreano in cui abbia mai mangiato a mani basse è quello di Dublino, dove sono stato l'anno scorso. Quando siamo stati su in vacanza per l'appunto con Claudio ed altri amici. Comunque, fico! Mamma mia, la polenta, il cibo degli dèi. La polenta taragnarok. Va bene, signori, chiuso il capitolo cibo di cui possiamo parlare durante il resto della serata. Salve! Buonasera, come state? Spero tutti bene. Spero che abbiate passato un buon giovedì. Io personalmente l'ho trascorso interamente a registrare. Ho registrato un video di FC24, spoiler, è un'altra rebuild. Bello. Mi è piaciuta proprio un sacco sta rebuild. Ci ho messo 6-7 ore a farla, Però mi è piaciuta un sacco, nel senso che squadra giusta per una rebuild. Non ho stravolto troppo la squadra come ho fatto con il Lione, che dei tipo 25-30 giocatori iniziali ne hanno rimasti 2 o 3, dei quali nessuno titolare, tranne Cherki. In questo caso ce n'è molti di più. Diciamo, lo zoccolo duro della squadra è rimasto lo stesso dall'inizio alla fine. No, bello, 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 gran figata. Ma quelli sono bellissimi, Ele, quelli dove c'è il tipo che ha il POV che fa vedere che cosa prende al buffet del lavoro. Bello. Di che nazione è? Non ve lo dico, perché forse se fate attenzione... Qualora dovesse scivolarmi il dito durante i vari tentativi di salvataggio oggi, potrebbe farsi vedere. Comunque, vi lascio la sorpresa. Dovreste vederla settimana prossima. Detto questo, salve. Mi raccomando, se siete ancora qui, smasciate like, iscrivetevi al canale. Ricordatevi che sul mio primo canale, H Tearless Raptor, faccio le live tutti i giorni, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 7. Tendenzialmente le 7, poi ogni tanto io attacco dopo, però tendenzialmente sono in live dalle 7. E dopodiché, queste live rimangono, una volta finite, visibili soltanto per coloro che si sono abbonati al mio primo canale, H Tearless Raptor, mentre tutti gli altri devono aspettare 2 giorni per poterle rivedere su Tearless Live. Quindi saluto anche tutti coloro che stanno riguardando il VOD. Salve amici, smasciate like, iscrivetevi al canale. Ho scoperto che un fotto di gente guarda questi video perché si addormenta, quindi nel caso stessi dormendo... Ah! E buonanotte.
E la cosa che mi fa spezzare è che se voi guardate tipo il grafico delle visual sui video, ogni sera dopo le 11:30, dopo mezzanotte, c'è un picco di visualizzazioni. Proprio piatto, come il piatto, no, ma è leggera salita. E continua a salire. Fa proprio le salitine, c'ha i bumps. Bello, 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 gran figata. Quindi sì, mi raccomando, iscrivetevi, smasciate like, sia che state guardando la live, sia che state guardando il VOD, quindi la replica della live. Vi ricordo che se volete supportarmi avete la possibilità di abbonarvi al canale. Abbiamo due livelli di abbonamento. Pepegotti base, 3 euro, con i quali avete le emote del canale, il badge abbonamento, l'accesso alle stanze per soli sub sul server Discord e la possibilità di riguardare i VOD, come detto 2 secondi fa. Il server Discord lo trovate linkato in descrizione, voi che siete in live, voi che siete su Tierless Live, forse se andate in descrizione, cliccate su Social Tierless, poi dovrebbe essere linkato lì, non lo so, comunque Discord, altrimenti andate sul mio primo canale, è la prima live programmata, lo trovate in fondo, il link. Mentre, per quello che riguarda il secondo livello, quindi quello da 5 euro, Pepegotti Premium, oltre a queste cose avete anche la possibilità di partecipare ai sub day, quindi quelli in cui effettivamente andiamo a giocare insieme, ma in maniera un po' più strutturata, tipo le 1v1, tipo altre cose che andrò a fare poi più in là, e quando dico più in là intendo dire dopo la nascita di Sid e dopo il trasloco. Quindi si parla di seconda metà del 2024. Però arriveranno anche questi sub day. Giusto il tempo di fare tutte queste cose, organizzarmi per bene in casa nuova, e poi... E poi cominceremo a fare anche quei tipi di sub day. Per ora quelli che faremo saranno o serata Mario Kart o 1v1, molto semplicemente. E oltre a questa cosa avete anche la possibilità di... votare in alcuni sondaggi che poi vanno a scegliere il content per i video. Esempio, il video che vedrete in questo weekend, quindi una delle squadre con la top statistica, che è una mini rubrica che sto facendo, sappiate che la prossima statistica è stata scelta dagli abbonati. Detto questo, signorni, apriamo Spotify. Una volta aperto Spotify, chiudiamo YouTube, che continuerò a guardare dopo. Non voglio ascoltare Lascia che io sia di Neck. Guarda, sarebbe una gran figata, ma forse è meglio evitare. Io non ti chiedo niente, il tuo saluto indifferente mi basta. Si sente? Spero si senta. Vabbè, anche se non si sente tanto, va bene così. E signori, salve, buonasera e benvenuti a questa seconda live dedicata alla carriera interattiva con il Pipoburg. E voi direte, Tiar, che cazzo di squadra è il Pipoburg? Beh, sappiate che è una squadra che è stata creata appositamente per questa carriera ed è una squadra che gioca in dritte liga. H, la terza serie del campionato tedesco, la serie C tedesca. Abbiamo fatto fino ad ora le prime 12 partite, quindi siamo a un terzo del campionato circa, perché sono 34 partite nella... Anzi no, forse non sono 34, sono effettivamente 38. Yes, quindi vuol dire che siamo abbastanza indietro, ma la cosa clamorosa è che giunti ora a il 4 novembre del 2023, questa piccola squadretta della terza divisione tedesca si dovrà giocare i quarti di finale contro il San Pauli, in Coppa di Germania. E il San Pauli è una squadra del campionato sopra il nostro. Fino ad ora abbiamo eliminato l'Heidenheim, che è in Bundesliga, abbiamo eliminato il Werder Brema, che è in Bundesliga, e l'Eintracht Braunschweig, che è in Zweite Bundesliga. Cioè stiamo facendo quello che il Saarbrücken sta combinando in real life, ma lo stiamo facendo su FC24. E il fatto che si vada ad affrontare il San Pauli mi fa ben sperare, perché il San Pauli è una squadra che tipo sta a, mi pare, più o meno metà classifica in Zweite Bundesliga. Finiremo la stagione oggi? Probabilmente sì, perché non abbiamo mercato da fare né niente. Quindi l'unica cosa su cui ci dobbiamo concentrare è 1. Ottenere la promozione diretta in Zweite Bundesliga e 2. Andare il più avanti possibile in Coppa di Germania. Ok, ritiro tutto. Il San Pauli in realtà è secondo,
entrate in Bundesliga, quindi in questo momento, se il campionato finisse oggi, sarebbe in Bundesliga l'anno prossimo. Quindi forse l'avversario è leggermente più tosto del previsto, ma signori, poco importa. Essendo questa una carriera interattiva, io ve lo dico, gli acquisti sono stati fatti da voi, ma gli acquisti in queste carriere funzionano in una maniera ben particolare, ben precisa. Perché? Perché all'inizio di ogni stagione andiamo ad estrarre un modulo che la squadra poi deve usare per il resto della stagione. Una volta determinato il modulo, dobbiamo prendere i giocatori che fanno parte della squadra e cercare di adattarli nel miglior modo possibile al modulo che ci siamo ritrovati costretti a dover utilizzare, in questo caso il 3-4-2-1, che tra parentesi è un modulo clamoroso e che quindi nella prossima carriera normale probabilmente proverò ad utilizzare, perché fino a quest'anno le difese a 3 sono state assolutamente inavvicinabili. Quest'anno sembrano andare bene. Questo modulo nello specifico mi sta facendo impazzire, quindi non vedo l'ora di provarlo per una carriera intera, ecco. Perché ho sempre voluto giocare con la difesa 3, ma non sono mai riuscito a farlo. Però sì, sappiate che una volta che abbiamo determinato quali giocatori possono essere adattati al nuovo modulo, poi quello che dobbiamo fare dopo è andare a migliorare la squadra o fillando degli eventuali slot rimasti vuoti all'interno della rosa. Oppure andando a spinnare una ruota per scegliere quali giocatori devono essere ceduti e successivamente permettere alla chat di scegliere i nuovi acquisti. In questo caso io avevo dato per il mercato della prima stagione un limite massimo di 71 di overall per tutti quanti gli acquisti. 71 perché il mio miglior giocatore era il signor Zimmermann, che era un 73. Quindi ho detto togli 2 di overall, 71 è il massimo che possiamo avere. E per questo motivo mi avete fatto comprare Marton Dardai o Dardai dall'Hertha Berlino, Noah Atubolu dal Friburgo, che tra parentesi ha pure fatto un gol, non me lo fa vedere ma credetemi ha fatto un gol Atubolu, e infine Zitto Luvumbo come AT, che gioca alle spalle della nostra punta Nils Baumann, e infine anche Soma Zudowski, che è la prima riserva di Zimmermann e Martin. Fico, ho troppi giocatori che si chiamano Carlo. Carlo Bauer, Carlo Vogt, Carlo Martin, Carlo Hoffman. Abbiamo un piccolo problema di Carli, evidentemente. E comunque. Ho visto del Saarbrücken, per quello l'ho detto. Quindi niente, raga, direi di cominciare, o meglio, di continuare la nostra carriera a partire da questo game contro il Preußen Münster. Non ho idea di dove siano, ma non essendo uno squadrone, ho la squadra cotta io. Azioni salienti di cattiveria. Fico. Hanno davvero rilasciato un trailer di Pokémon Scarlatto e Violetto? Che tra l'altro esce settimana prossima. Giovedì prossimo, teoricamente, lo facciamo in live con Simo. Lo guarderò più tardi. Non mi metto a guardarlo in live, altrimenti è un casino. Il secondo canale poi non apprezza queste cose. Magari addirittura problemi col primo canale che arriva segnalazione, copyright. Evitiamo. Evitiamo. Attenzione. Wooten. Gradowski. Bravo Wagner. Pippo Burghi in attacco. Dicono che non sia così male. Speriamo. Ma cosa fai, signor Baumann? Il signor Baumann è un coglione. No, è il palo. In realtà io uso un emulatore di telefono, ma tutti i contenuti dell'app li ho pagati. Perché va a simulare tipo un Android sul PC. Luvumbo. Marton Dardai. Martin. Perso palla. Vabbè. Che merda. Quando inizia il calciomercato, oggi non so se ce ne sarà da fare di calciomercato. Porca puttana. Però oggi si gioca, tendenzialmente.
Occhio a Batmaz. Cazzo. Esci, mi ha Tubolu. Bravo, Noah. Bravissimo, Noah. Tubolu. Attenzione, cross lungo di Pipoburg. Che stupido. Non avrei dovuto tentare il passaggio di prima. Vabbè. Buono il pallone per Bauer. Carlo Bauer. Si gira. Lang. Arrivami Vogt! Cazzo! Peccato. Home tour della casa nuova? Non lo so. Magari al volo su Instagram. Ma di base non penso. Se non molto rapido. Attenzione a Wooten! Sbaglia tutto. Merda, 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 merda. Bravo Noah. Mi sa che questo qua è un pareggio, quello contro il Münster. E invece sì, cazzo. Perché ho così tanti soldi in game? Perché, boh, non si sa mai. Non si sa mai chi vogliate farmi acquistare, quindi piuttosto mi give un botto di soldi. Tanto il numero di acquisti è comunque limitato e lo decidete voi, perciò sti cazzi. Intanto la partita finisce 0-0, peccato. E rip. Perché non mi scarico una versione craccata? Perché è sbagliato farlo, raga. Detto molto semplicemente. È sbagliato farlo, fine. Vabbè, comunque pareggio che non ci voleva, perché ci caccia in questo momento fuori dalla stramaledetta zona promozione, che in realtà rimane lì a meno uno, È molto combattuta. Lasciate perdere il Saarbrücken, che sta facendo un campionato a parte, 13 vittorie e un pareggio. Siamo poi in 4 squadre racchiuse in un punto. Cioè l'Erzgebirge Aue a 25 e poi ci siamo noi, la Dinamo Dresda e l'Unterhaching a 24. Passa in Serie B tedesca soltanto la seconda, mentre la terza deve passare ai playoff, che dovrà giocare contro la terz'ultima di Zweite Bundesliga. Tosta, Non è facile, però è così. Ah, tra l'altro ho una domanda stupida, ma ho bisogno che mi diate una conferma. Questo nome qui si legge Cvanciara, vero? La C con quel simbolo sopra la rende molla. Quindi non è K, non è Kvankara, è Cvanciara. Giusto? Perché se così fosse, quest'uomo si chiama David Ciolina. Ciolina. Andiamo a giocare contro il Sandhausen e non ci pensiamo più. Regà, sugli acquisti da fare, io in questa carriera non ho nessun tipo di potere decisionale. Gli acquisti vengono decisi dalla chat, ma le decisioni vengono prese in degli specifici momenti H durante il mercato. Fuori mercato non si può fare niente. Si legge Z? Ok, forse in Repubblica Ceca è Z. Ma quindi non è Socek, è Socek. La mia vita è una menzogna. O forse Socek c'ha l'accento. Non lo so. Vabbè, signori, buonasera. Benvenuti in quel di Sandhausen. Speriamo di riuscire a vincerlo sto game, perché dopo l'ultimo pareggio abbiamo bisogno di riprendere un attimino di velocità. Stiamo andando alla grandissima in Coppa di Germania. Stiamo andando in dritte liga. No, tranquillo Jacopo, era per dirlo a te, così come a tanti altri che magari nel corso della serata hanno chiesto fino ad ora: Tier, perché non prendi questo o quest'altro? Questa è la mia risposta. Gli acquisti non li decido io. Baumann. Han. Buono dentro il pallone per Vogt, che spara altissimo dopo una deviazione.
Eh sì, c'è calcio d'angolo. Zimmerman. La c'è dentro la testa di Wagner che impatta bene. Ci arriva il portier. E poi il pallone finisce sul fondo dopo un rimpallo. Che sfiga. Bravo Klein. Posizione in classifica. Boh, siamo tipo quarti. Quinti. Ma siamo a meno uno dal secondo posto. Siamo tutti quanti schiacciati lì. L'unica squadra che sta facendo un altro campionato per l'appunto è il Saarbrücken primo. Mamma mia, Baumann. Luvumbo dentro per Baumann che non ci arriva. Ah, se avessi una punta diversa dal signor Nils Baumann staremmo parlando di un campionato completamente diverso. Hennings largo per Evina che punta Wagner e lo salta grazie alla velocità. Palla dentro per 8. Chiude Baumann. Carlo Vogt. Baumann lungo per Scholz. Bravo Scholz. Metti il cross per Luvumbo. Chiude la difesa. Vogt ancora. Martin. Carlo. Ancora Evina in area. Attenzione, sono in 4 contro 3. Evina fino in fondo. Bravi. Bravi Martin ed Evina con la chiusura. Sì, no, Evina no, Evina è loro, non ha chiuso un cazzo lui. Baumann. Per Vogt. Ritorno da Baumann. Zimmerman. Zimmerman alla piazza! Mano. Calcio di rigore. Calcio di rigore per un tocco di mano della difesa del Sandhausen. Che culo. Quante stagioni massime mi do? Non c'è un massimo, 15 in realtà. 15 è il mio massimo. Nils Baumann. Davvero è il miglior rigorista? No, è Luvumbo, abbiamo visto. Cioè, non di fatto. Cioè, non de jure, ma de facto. Luvumbo incrocia. Klein spiazzato. Vantaggio Pipoburg. Molto bene. Luvumbo. Tocco per Baumann. Vogt. Fottuto Nils Baumann. Scholz. Mano. Sapete questa cos'è? Un'ottima posizione per Noah Tubolu. Ne ha già messa una di posizione in questa carriera. Perché non farne una seconda, vero? Ecco perché. Secondo te cambieranno mai il format della Coppa Italia per metterlo tipo FA Cup? Sì, assolutamente. Non so quando accadrà, ma accadrà. Il calcio è destinato a continuare a cambiare, non rimarrà sempre lo stesso per sempre. Quindi è inevitabile che prima o poi vadano a cambiare il format della Coppa Italia, così come è cambiato qualche anno fa, se non sbaglio. Un tempo erano molte di più le squadre di C che potevano partecipare. Non so come cambierà, ma sicuramente cambierà. E intanto attenzione a Devina in area. Tocca corto per Hennings col mancino. A Tubolu in due tempi. Rischia un po', ma alla fine ci salviamo. E a proposito di cartellini, regà, non so se avete letto, ma hanno approvato l'introduzione e il test del cartellino arancione, che è un'espulsione a tempo tipo quelle che si hanno nella pallamano. Al che però mi verrebbe da dire, se vuoi fare l'espulsione a tempo, devi anche mettere il cronometro di gioco effettivo. Non puoi più basarti sui 90 minuti. Perché se un giocatore viene espulso per 10 minuti al, che ne so, 35esimo minuto, beh, 35esimo magari no, fai al 15esimo minuto, la squadra può temporeggiare un botto. Tanto Luvumbo. Peccato. La squadra temporeggia un botto per 10 minuti, rallenta, perde tempo a ogni rimessa, ogni cosa. I 10 minuti volano. Un po' lame. Secondo me non è una cazzata, è carina. Giocato a pallamano,
l'ho avuta io l'espulsione temporanea. In realtà ci può stare, nell'hockey ci sta. Non vedo perché nel calcio non dovrebbe starci. È semplicemente diverso e quindi fa strano pensare a... che possa cambiare, possano aggiungere questa regola. Il discorso è che se uno viene espulso per 10 minuti, quei 10 minuti la squadra li può far passare con un tizio che finge un infortunio. Cosa fai poi? 10 minuti diventano 15? Se il gioco è stato fermo 5 minuti? Funzionerebbe meglio con il tempo effettivo di gioco. Quindi avere un cronometro che si ferma ogni azione, un po' come nel basket, per intenderci. Tanto buono parole per Luvumbo. Luvumbo, parata del loro portier. Otto. What the fuck just happened? La fantacalcio lo calcoli come una munizione, secondo me. Voglio capire dove ha sbattuto la palla, perché mi pare sia andata contro una parete invisibile. Ah no, l'ha passata male dietro e basta. Vabbè, peccato. Pike. Bravo Wagner. Zimmerman mette fuori. Boh. Il mio dubbio riguarda proprio l'efficacia di questo cartellino. Perché temo che una squadra possa sprecarli molto facilmente, che quindi il gioco si spezzetti e ne perda di spettacolo alla fine. Perché la squadra che rimane in 10 poi rallenta il gioco. Carlo Martin ci prova dal limite Klein in angolo. Basta che consideri il tempo di espulsione solo per il tempo di gioco. Cioè, se il cronometro di gioco si ferma perché uno si fa male, si ferma anche quello dell'espulsione. Sì, esatto, era quello che intendevo dire io. Cioè, però dovresti cambiare completamente il modo in cui il calcio viene vissuto. Zimmerman. Perché finora siamo abituati ai... siamo stati abituati ai 45 minuti più recupero. Ma la gente per... di quei 45 minuti ne vengono giocati 25... mezz'ora quando sei fortunato. Quindi non puoi avere un orologio che va avanti e l'altro che si ferma. I 10 minuti iniziano dal fischio dell'arbitro dopo che il giocatore è uscito dal campo e finiscono esattamente 10 minuti dopo. Ma se il gioco sta fermo per 7 minuti per un controllo VAR, perché proteste, perché espulsione, perché calcio di rigore, perché gol, perché uno che finge l'infortunio per perdere tempo. Cioè, a quel punto le partite durano un'infinità e mezza. Per quello dico che se lo aggiungono, dovessero mai aggiungerlo, dovrebbero farlo soltanto con il cronometro effettivo, un po' come c'è nell'hockey, nella pallamano, dove il cronometro non è che continua ad andare. Il cronometro si ferma. Han. Zimmerman in area numero 13. Allora, abbiamo delle difficoltà piuttosto palesi nei passaggi, eh. Domanda: se il portiere prende cartellino arancione, fai 10 minuti con un giocatore in porta, se 10 un altro, scelta tua. A meno che non ci sia la regola scritta che i portieri non possono prendere un cartellino arancione, perché è o sempre giallo o sempre rosso. Però non sarebbe giusto a quel punto nei confronti del portiere. Credo che lì la scelta stia all'allenatore. Attenzione, Scholz. Cazzo. Credo che magari lì la scelta stia all'allenatore, nel senso che se il portiere prende l'arancione puoi o giocarti 10 minuti con un difensore in porta, o un attaccante in porta, oppure cambi portiere, o meglio togli un giocatore di movimento per mettere dentro un nuovo portiere, ma al rientro del... no, non lo so. Quello è tosto, secondo me il portiere non lo puoi cacciare. Ma in realtà non durerebbero di più a livello di gioco effettivo, durerebbero di più a livello di minutaggio. Quindi, per... cioè, non so come dire. Con tutto il tempo che si perde... attenzione, Vogt. Vogt per il 2-0. In sacca al 91esimo. La chiudiamo così. Buono. Bravo Carlo.
Ma infatti, regà, sarà in fase di testing il cartellino arancione. Non credo che vadano ad aggiungerlo l'anno prossimo, fatto e finito. Verrà testato in alcune competizioni. Cioè, il mio discorso qual è? Se tu aggiungi l'espulsione temporanea di 10 minuti, ma non vai a rendere il tempo di gioco quello effettivo, quindi io non dico che le partite debbano durare di 90 minuti effettivi, tu calcoli mediamente quanto durano le partite, fai 50 minuti di gioco, 60 minuti di gioco effettivo, ogni volta che c'è un fallo, ogni volta che la palla esce, a meno che non sia una rimessa laterale, il cronometro si ferma e riparte quando il pallone viene ritoccato e quindi rimesso in gioco. I minuti di calcio giocato sono gli stessi. Però semplicemente in questo modo tu vai ad eliminare le perdite di tempo. Cioè non hai la squadra che, oh mio Dio, aspetta, mi sistemo il calzettone prima di fare il rinvio, sistemo i guanti, mi riallancio la scarpa, il laccio della scarpa. Che sono cose che una squadra fa per perdere tempo adesso. Se tu vai a mettere il tempo effettivo, tu puoi perdere tutto il tempo che vuoi. Il cronometro non riparte. Tu devi arrivare al 60° minuto di gioco. Quindi tu puoi perdere anche 10 minuti seduto a non fare un cazzo. Sono affari tuoi. E in questo modo i 10 minuti di espulsione sarebbero effettivi 10 minuti di espulsione. Non sarebbero di meno. Se invece tu lasci il cronometro continuativo, il contrometro, e non lo fermi e lo fai andare avanti così come succede adesso, se un giocatore ti viene espulso, fai al 75esimo, partita in cui sei in vantaggio 1-0, tu dal 75esimo all'85esimo cerchi di fermare il gioco il maggior tempo possibile. Ti fermi di qua, ti fermi di là, quindi di fatto di calcio giocato, di quei 10 minuti in cui hai un giocatore in meno, giochi magari un minuto e mezzo, due. Perdi tempo con le rimesse, no, il raccattapalle ha perso la palla, non me la sta passando, ups. Poi magari me la passa male, mi scivola. Cioè, e quindi di base i 10 minuti di espulsione temporanea diventano magicamente 2. Ha senso? Beh, no, non ha senso. In realtà nell'hockey non c'è anche tipo l'espulsione definitiva, ma se è per tipo combini roba grossa dove non puoi rientrare in campo, ma la squadra non rimane in inferiorità numerica. Semplicemente tu non giochi più. E quindi se tu vai a perdere, se tu di questi 10 minuti tra il 75esimo e l'85esimo me ne perdi 8, il tuo recupero a fine partita sarà automaticamente di almeno 8 minuti. Quindi le partite da che duravano 90, 95, 100 minuti con dei recuperi extra massimi, qua arrivi a far durare le partite 120 minuti di cronometro. Televisivamente è una botta. Poi se ci aggiungi anche i supplementari, cioè... Tutti quanti gli sport stanno cercando di trovare il modo per accorciare le partite, non puoi allungarle. È tosta, è difficile. È difficile trovare l'equilibrio giusto, secondo me. Perché l'idea è carina, ma può funzionare soltanto col cronometro effettivo, altrimenti è come se non lo avessi. Comunque con quella vittoria abbiamo scavalcato tutti quanti, perché sia l'Erzgebirge Aue che la Dinamo Dresda che l'Unter Aachen hanno perso. O forse avevano già giocato e noi no. È possibile. Comunque siamo di nuovo secondi. Bene. E ora abbiamo il Colonia. Nell'hockey c'è solo quella. Mi ricordavo ci fosse anche l'espulsione tipo che... Ho menato uno, vengo cacciato e basta. Ma la mia squadra non rimane in meno persone. Rimane in meno persone tanto con l'espulsione temporanea. Secondo me invece no. Tempo effettivo non è una cazzata. Era molto di più una cazzata il golden goal o il silver goal. Tempo effettivo semplicemente vai a togliere tutte le perdite di tempo fastidiose. Vuoi stare a terra 5 minuti? Va bene, al massimo mi spezzi il ritmo, ma il tempo che ho a disposizione per provarci è sempre quello. Non è così tanto una cazzata, secondo me. Allora, il mese di gennaio sarà bello pieno, quindi per ora io direi di darci una mossa. Simuliamo contro il Colonia, contro l'Arminia Bielefeld e contro l'Ingolstadt. Giochiamo contro il Dresda e poi vediamo una volta a gennaio.
Dai, 3, 2, 1, simula rapido contro il Colonia. Mamma mia, che brutta maglia che ho visto. 1 a 1, ma si è fatto male Vogt. E questa è una cosa alquanto pessima per noi. Carlo Vogt fuori 3 mesi, che sfiga. Fra. Carlo, ora giochi. Si è fatto male quello davanti a te, ora devi giocare. che culo, eh. Secondo me gli ha fatto la macumba palese. Porca puttana, abbiamo perso il... il 74 di overall. E vabbè. Ah, fuori solo per 10... Sai che non lo sapevo. Figo. Così quando si trasmette una diretta TV per una partita sarebbe una fucilata organizzarsi con il palinsesto? Lo è tuttora. Perché non sai mai. La perdita di tempo di 20 minuti ci può essere anche adesso, per un motivo o per l'altro. Infatti si lasciano sempre quell'oretta in più extra. Perché non si sa mai. Ma ripeto, infatti il cartellino arancione lo devono provare. Mamma mia, che cosa incredibile. L'Arminia Bielefeld a Schreck in squadra. Non so se riusciremo a batterli, signori. Azioni salienti. Tirle auguri per il bambino, best padre ever. Beh, questo non penso proprio che lo sarò. Ovviamente ognuno ci prova a diventarlo, ma esserlo è tosta. Grazie comunque per la donation e per gli auguri ancora. Thank you. Buono. Ma chi la dai, ma perché Bauer? Dalla zito, porca puttana. E niente, rips. Shrek può mettere il cross sul secondo palo, lo fa ora. Mamma mia, Tubolu è volato a Tubolu per metterla fuori, incredibile. E ora attenzione, cross sul secondo palo, Han. Non so perché abbia tentato la scivolata lì. Idea del cazzo, ma l'apprezzo lo stesso. Zito Luvumbo! Che sinistro incredibile dell'angolano. Vantaggio Pipoburg al 41esimo. Bel gol. Cross in mezzo di Luvumbo. Verso la testa di Carlo Bauer. Non riusciamo a buttarla in porta. Pipoburg di nuovo in attacco, riproviamoci. Attenzione! È un 3 contro nessuno. Power! 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 Carlo Power! Il raddoppio. Anch'io rido molto quando vedo Piriman. Buonasera. Attenzione a Shipnowski. Escimi a Tubolu. È peccato, è andata male. Calcio di rigore. Va bene, ci abbiamo provato. Bauman. Neanche il rosso mi dai. Adesso è un po' coglione arbitro. Era da rosso questo intervento. Vabbè, 2-1. La vinciamo così. Benissimo. Come si chiamerà? Bimbp? Pubblicamente non l'ho detto e non intendo farlo. Seed sarà il nome in codice. Nell'under 12 e 14 sono 20 a tempo e Serie A e B... quello è normale, in qualsiasi sport più scendi di età, meno durano le partite. Quello è normalissimo. Signor Bauer, però adesso non mi faccia il tragico, per favore, eh.
Porca di quella puttana. Mi faccia semplicemente attribuirle un sistema di allenamento un attimino diverso. Non ditemi che ha chiesto la cessione, il cazzone. Carlo! Why would you do that? Vai, simula l'Ingolstadt. Prendiamo questi tre gol. E invece vinciamo 2-1 con le reti di Baumann e Bauer. Altri tre punti molto importanti. Adesso, signori, big match. Perché battendo la Dinamo Dresda potremmo portarci ufficialmente a 37 punti. Quindi meno 7 dal Saarbrücken, che ha rallentato pareggiando 3 partite nelle ultime tipo 4. Ma soprattutto potremmo portarci a più 4 sulla terza. Creare questo piccolo cuscinetto per la promozione diretta, che farebbe comodo a tutti. C'è il signor Guglielmo a centrocampo. Signori, siamo pronti. 3-2-1. Si gioca. Come si scrive lo decidete voi. Nel parlato è Sid, nello scritto non esiste. Signori, buonasera e benvenuti alla Dinamo Arena di Dresda. Non so neanche se, non penso si chiami così. Salve! Riassunti video? Nope, non usciranno. Sta carriera uscirà semplicemente così. Nils Baumann. Scholz. Prova a ridarla, non ce la fa. Neanche morto proprio. Hahn. Dal limite. Carlo Martin col destro ribattuto. Wagner il primo sulla palla. Cerca il tocco di prima per Scholz. La palla esce ma è ancora nostra. Carlo Bauer. Scholz. Sul secondo palo vede lo scatto di... Non ho capito un cazzo. Che è sta merda? Bravi. Carlo Martin ancora. Insomma. Bravo Noah, cacciamola fuori. Bravissimi. Bertagnoli. Per Queto, erroraccio nostro in disimpegno. Opportunità Dresda. Pallone fuori, ma che culo. Hahn. Per Zito Luvumbo. Ancora Luvumbo. Punta l'uomo. Prova a calciare col dedo. Va a calciare d'esterno sinistro. Sai che purtroppo non credo esistano squadre la cui sigla sia CAM? Such. Hauptmann. Per Queto, buono. Credo che la squadra che ci vada più vicina sia il Cambridge United. Che magari è CAM CAM. Però si leggerebbe comunque Campi. Anche se, come sempre facciamo notare, la miglior partita da giocare sarebbe la Spezia contro Real Madrid. Verrebbe fuori sperma.
Bravo, bel cross, bel gol di Zimmermann. Top inserimento del numero 15. 13? 13, pardon. E c'è l'1-0. Anche l'Atletico Mineiro, vero, è possibile. Insomma, le opzioni sono molteplici. Non penso però si possa fare campi. Neanche pupi. Angolo? Yep. Ma Zimmermann è ovunque comunque, come centrocampista. Bel cross. Baumann! Palla sul fondo, gran stacco però. Non è uscita di moltissimo. Palla lunga del portiere a cercare Cueto. Scholz. Di testa da Baumann. Torna da Tubolu. Di prima a cercare Han. Costretto ad appoggiarsi a Marton Dardai. Fine primo tempo. Yep. E insomma. Bravo Martin, Carlo Martin. Ancora il numero 8, gran scatto, lascia tutti sul posto. Martin col mancino ci prova, paratona del loro portier. Zimmermann ancora. Verso Bauer. Ma figa, oh. Però non stiamo andando male. Cagliari-Atalanta in real life viene segnata come Kaata. Prego. Zito Luvumbo che ci prova con un destro abbastanza storto. Il portiere loro fa due passi avanti inspiegabili. E la palla itta la traversa. Che sfiga, vabbè. Such. Ma il Parma è forte. Ma il Parma io infatti l'avevo visto come una delle due favorite per la promozione diretta in B. Sta dominando la B. E sono contento. No, mi spiace per il Palermo che invece ha avuto un crollo quasi inspiegabile. Mano. Invece sono curioso di vedere il Südtirol contro il Bari col nuovo allenatore, il nuovo mister. Chi lo sa. Ok. Scholz con estrema calma. Zitto Luvumbo, va via l'uomo, Luvumbo, Luvumbo, col mancino strozzato lo spegne sul fondo, porca minchia. Il Venezia non sta sorprendendo, semplicemente mi aspettavo di più dal Palermo, ma per il resto il Venezia ve l'ho detto come lo sarei aspettato lì. E anzi, lo vedevo come squadra che passava i playoff per salire in A. Se arriva a seconda, comunque in A ci arriva, quindi... Solito era esattamente dove pensavo che potesse stare. Il Bari un po' più sotto, il Como un po' più sopra. E il Cittadella è molto più sopra. Dentro Beck, Luvumbo spostato punta. Dentro Sudowski per Zimmermann. Dentro Lang per Bauer. Dentro Lehmann per Wagner e via. Ho letto anch'io sta cosa, però sentendo le dichiarazioni della società in merito all'allenatore sembra che... Boh.
Durante la conferenza stampa hanno detto che può benissimo fare l'allenatore anche lui. Io gli darei un minimo di tempo prima di dirgli, ne prendiamo qualcun altro. Anche perché con tutto il bene di per Christian Bucchi, ma Ascoli l'anno scorso non è che giocasse un calcio spettacolare. A sto punto provane uno nuovo se devi giocare così. Lo Spezia manco io me lo aspettavo. Attenzione, gran palla per Meissner. Autobolo in due tempi. Dove cazzo? What the fuck? Buono, ci siamo. Allora, non ci siamo. Tana, porca minchia, buono. Lang. Fino in fondo Lang. Sapete chi mi piacerebbe vedere al Südtirol? Maledizione alla Triestina, come non detto. Stavo per dire Attilio Tesser. E invece alla Triestina, come non detto. Il Catanzaro invece a me non sorprende per niente. Aveva uno squadrone per la C. Lo sapevo che avrebbe fatto bene anche in B. Oddio, Fabregas ha fatto 5 punti in 3 partite, non è che abbia fatto benissimo, ma neanche male. No, vabbè. No, il pareggio così mi sta al cazzo, signor Queto, permetta, Mi permette di dirglielo, ma vado a fare in culo. Soprattutto dopo che il loro portiere ha fatto miracoli per mezzo game. Ora beccate visto kickoff glitch, perché proprio non mi faccio problemi, Scholz. Sì, Rafa Leai in realtà non è svincolato. Allora, stava anche andando bene in Bosnia. Ha chiesto lui di farsi svincolare perché gli mancava casa e voleva tornare lì. Preferisce stare a giocare alle Isole Salomone che in Europa. E intanto, signori, si conclude così, 1-1. Che Rosic, fatemi vedere i dati partita. Certo. XG 3-2 finisce 1-1. In realtà XG più alto del previsto per loro. E comunque, peccato. Vabbè, comunque rimaniamo abbastanza tranquilli, soprattutto se guardiamo la distanza dalla quarta posizione, che sono 7 punti, e che nella peggiore delle ipotesi diventeranno 4 al giro di boa, perché comunque potremmo perdere contro l'Haching adesso, ecco, questo poco ma sicuro. Mercato invernale, siccome non siamo in difficoltà, non si fanno acquisti. Il mercato invernale lo si fa soltanto in casi eccezionali del tipo merda, stiamo in zona retrocessione. Diamo una spinta a sta squadra, no? Altrimenti no. Va bene, allora, per il mese di gennaio, siccome siamo già alle 8:20, io direi di skippare tranquillamente Haching, Hallescher, Ulm e infine Lübeck per volare direttamente al giorno contro il San Paoli. Vinciamo contro l'Unterhaching. Pareggiamo contro l'Hallescher. Perdiamo contro l'Ulm. E vinciamo contro il Lübeck. Vabbè. 7 punti in 4 partite non sono tanti, ma dovrebbero essere sufficienti per permetterci di rimanere gulp. In realtà la Dinamo Dresda si è fatta sentire. Stiamo a 46 punti, a più 4 su di noi, dobbiamo rimangiarglieli. Di vincere il trofeo non me ne frega niente, voglio però salire in Zweite Bundesliga, questo è poco ma sicuro. Detto ciò, è il momento
dei quarti di finale di Coppa di Germania. Stiamo per giocare contro il San Paoli, squadra che fino a qualche settimana fa era lì lì che se la giocava per la promozione diretta in Bundesliga dalla Serie B tedesca e che attualmente è ancora seconda. Il San Paoli è uno di quei team che potrebbe tranquillamente fare su e giù tra Bundes e Zweite Bundes. Quindi non è la prima delle squadre stronze, ma allo stesso tempo abbiamo anche battuto squadre come il Werder Bremen, come tante altre. Io un po' mi caco, ma un po' ho fiducia in questa squadra. Signori, si gioca il Pipo Burgring. Andiamo in campo. Se vado in Europa, in realtà voglio attenermi, ecco, non mi voglio attenere tanto all'overall della competizione quanto a quello della squadra. Perciò se il giocatore più forte è un 75 e siamo in Serie B tedesca, l'acquisto massimo 74. Non di più, ecco, i vari acquisti. Se anche dovessimo arrivare in Bundesliga, le cose non cambiano. La crescita della squadra deve essere organica. Non voglio che sia limitata al campionato in cui ci troviamo. Bravo a Tubolu. Primi 5 minuti difficili per il Pipoburg, che qua al ring ha iniziato in difesa questo quarto di finale di Deutsche Pokal. Ma ora tenta il suo primo assalto lì davanti. Zito Luvumbo. Vede l'inserimento di Zimmermann. Lo serve. Zimmermann per Baumann. Centrale il tiro del nostro numero 10. Zimmermann. Cross dentro per Carlo Bauer. Alta. Siamo senza Vogt. Carlo Vogt era stato fondamentale fino ad ora. Era stato fondamentale. Ehi. Baumann. Non ci arriva. Ball. Smith. Erroraccio di Smith. Han. Cercare Zito Luvumbo. Rischia ancora il San Paoli. Irvine. L'australiano va da... lui. Carlo Martin. Da Carlo Bauer. Bauman. Superiorità numerica per noi. Zito Luvumbo. Dal limite ci prova a calciare. Vasili in angolo. Sì, sì, è partita secca in Germania. Zimmermann ancora dalla bandierina. Dentro da Bauer. Mette giù Sinani. Che poi spazza. Pirlahan. Bravo, Marton Dardai. Ottima chiusura difensiva. Dardai poi perde palla. Ci salviamo con Martin che si appoggia a Baumann, il quale gira da Wagner. Han sull'out di sinistra. Zimmermann. Zito Luvumbo. Ancora Zimmermann. Ancora Luvumbo. Baumann. Calcia col mancino Baumann. Coraggiosi, coraggiosi ci proviamo, signori. Vi ricordo che questa partita è per la semifinale di Coppa di Germania. Nonostante si sia una squadra di Serie C. Non l'abbiamo incontrato big per ora, eh. C'è da dire questo. La squadra più forte che abbiamo incontrato è stata il Werder Bremen. Ancora Baumann. Prova a girarsi. Che è successo? Calcio di rigore per il tocco di mano di Smith sulla spazzata del compagno. Vabbè, insomma, tocco di mano è un po' un'esagerazione. Zito Luvumbo a 2 per 2 con Vasili. Luvumbo va centrale. Il Pipo Burg avanti. Il Pipo Burg avanti. Ripisotta. Vabbè, grazie ancora per la sub su Twitch. Vi ricordo che se volete, vi volete supportare, c'è anche qua su YouTube. Purtroppo non c'è gratis. Zito Luvumbo! La doppietta in pochi minuti. Ma che gol. Chef kiss, cazzo. Chef kiss.
Bello il cross di Scholz, la mette giù col petto e calcia col sinistro dopo un palleggio di testa involontario. Zito Luvumbo. Ah, a proposito di Chef, regà. Mi rendo conto che non c'entri assolutamente niente con quello che stiamo facendo ora. Però vi volevo far vedere una cosa, ossia la seguente. H, lei. Aha! La miniatura del video di oggi. Questa miniatura. Tipo il vestito da chef. Il piatto così. Sono cose che ho fatto con l'IA di Photoshop. Cazzo, guarda che il cappellino da chef l'ha messo bene. La giacchetta da chef l'ha messa. Si vede dalla barba. La barba è molto più curata di quanto dovrebbe essere. Me l'ha sistemata. Però cazzo, c'è anche il piatto, me l'ha messo lui. Il piatto lo si vede dal fatto che io abbia un mignolo lunghissimo. Guarda quanto è turbo lungo quel mignolo. Però cazzo, cioè, per essere un'IA di Photoshop è fatta da Dio. Sembra reale. Sono un po' scioccato e un po' inquietato, io da questa cosa. Però per la prima volta ho usato quello strumento lì per fare una miniatura. Gran figata. Comunque, torniamo a noi. Sì, ma no, in realtà... Sì, anche il dito è il mio. Me l'ha modificato, ma in realtà di base c'era il mio dito. Però dai, il suo lavoro lo fa. Non è perfettamente realistico e proporzionato, ma il suo lavoro lo fa bene. Buono. Peccato. Carlo Bauer la recupera. Sì, la recupera. Carlo Bauer davvero. Zito Luvumbo. Zito Luvumbo la sul posto un uomo. Zito Luvumbo sbaglia. Cazzo. Wagner di testa, anticipa tutti. Svigala. Svigala ancora. Smith. Metcalf. Hartel, Sinani, in area numero 10. Tocco corto a Tubolu. E poi ci salviamo con Carlo Martin che mette il piede nel posto giusto al momento giusto. Ancora Sinani, ancora a Tubolu in due tempi. Tre tempi se contiamo il colto. Quello. Rimessa loro. Hartel. Irvine. Con la numero 7 scatta. Erroraccio. Scholz. Bauer. Minchia, ma che voragini che mi lascia la difesa del San Paoli. Baumann. Nils Baumann. Doppietta di Luvumbo, gol di Baumann. E la semifinale di Deutsche Pokal si avvicina sempre più. Metcalf ancora. Bravo, Baumann. A che difficoltà gioco? Campione con slide modificate. In realtà non sono pantaloncini, sono pantaloni lunghi con la gamba tirata su perché ho caldo. Scholz! Mano? No, niente mano, però angolo. Zimmerman ancora, cerca dentro la testa di Baumann, mette fuori la difesa. Zito Luvumbo! Questa è mano. No? Amoroso. Baumann, ancora il nostro difensore centrale. Torna indietro, Scholz. Cambio di gioco da Marton Dardai. Han. Bella merda, fra. Però l'idea era quella.
Cioè, volevo darla a Bauer. A Menido. 3 contro 3. A spazio numero 14. Adesso sono in 5 giocatori di San Paoli. Sinani in area. Zoller col destro. Atubolu. Giocatore fenomenale, no? Atubolu. Mettila fuori. Buono. Bello il pallone in verticale a cercare Carlo Bauer. Bauer va da Luvumbo, non ci arriva però. Irvine ancora. Bauer la tocca. Cambi. Fuori Bauman, dentro Beck. Fuori Bauer, dentro Lang. Dentro Sudowski. Dentro Bush per Bauman. Ci siamo. La semifinale poi non so quando sarà. Non voglio neanche sapere contro chi sarà. No, in realtà voglio saperlo. Sinani. Mamma mia, che intervento difensivo di Bush. Beck. Salta l'uomo. Ancora Beck. Cross sul secondo palo. Da Lang di testa. Prende in controtempo Vasilia e trova il 4-0 Pipo Burg. Che squadra. Che cazzo di squadra che abbiamo assemblato. E non è uno squadrone, eh. Anzi, tutt'altro. Ma cacciala. Amenido per Zoller. Palla dentro, la svirgolata della punta del San Paolo. Che culo. A Folayan fuori. Si va al risultato? Ma sì, dai, skippiamo. Vai alla fine. Arriva pure il quinto targato Zito Luvumbo, che mette quindi a segno la sua tripletta personale. 8 gol in 4 partite di coppa per l'angolano. E signori, le altre semifinaliste saranno il Borussia Dortmund, il Leverkusen e il Bayern Monaco. Porca di quella puttana. Sì, l'ho vista, Du. Per chi non lo sapesse, c'è stato un aggiornamento di FC24. E con questo aggiornamento hanno aggiunto una serie di foto a giocatori che prima non ne avevano e hanno aggiornato quelle che non avevano ancora. Vi faccio un esempio. Se andiamo a cercare il Südtirol, no? Campionato. Perché non c'è la Serie B? Eccola. Campionato Serie B, squadra Südtirol. Ora tutti i giocatori hanno una foto. Ce l'ha Cuomo, che non l'aveva, se non sbaglio. Drago non aveva una foto, Ghiringhelli non aveva una foto, Giorgini sicuramente, Kofler non l'aveva, Silvione Mercai non aveva una foto. Insomma, hanno aggiornato tutti questi giocatori e ce n'è uno nello specifico, raga, che mi ha fatto schiantare. Omar El Abdellaoui. Non so perché abbia gli occhiali da sole, ma ce li ha. È bellissimo. Quest'uomo è il mio idolo. Lo amo. O poi magari ha gli occhiali da sole per una qualche diciamo motivazione medica che lo costringe ad indossarli sempre. Però mi spezza. Leo Scienza. Bello il nome Scienza. Dovesse servirci un terzino, regà, ricordatevelo.
Ah, quindi ce li ha davvero per una questione medica. Allora ok, vabbè, poracce, mi spiace. Allora, ecco. Il nostro problema in questo momento si chiama Dinamo Dresda, perché sta a più 4 su di noi, quindi... azioni salienti contro il Waldhof. Rischio stupido, però... Non dovessimo vincere questa partita, già ve lo dico, probabilmente dalla prossima ricomincio a giocarne qualcuna in più. Perché non voglio rischiare di rimanere incastrato in dritte liga. Cioè, sarebbe abbastanza imbarazzante come cosa. Attenzione, Arase. Bravo, Bauer. Pippo Burg in attacco. Minchia, c'è Luvumbo liberissimo sull'out di sinistra. Grazie, Lorenzo. Lorenzo, anzi. Pello. Peccato, bella parata del portier. Di nuovo Pippo Burg in attacco. Di nuovo Luvumbo tutto in avanti. E niente, non sono riuscito a girarmi, purtroppo. Grazie Lorenzo per... i 2 Royz e 50 di donation, un bacione. Thank you, thank you, thank you. Gigatearless loves in chat per te. Sechelman. Buono così, fammi andare in contropiede, maledetto. Bravo. Zito Luvumbo. Bauman, ti odio, Bauman, hai rovinato ogni singola buona azione offensiva che abbiamo avuto in questo campionato. Se ci fosse stato qualcun altro al posto tuo, in questo momento avremmo 80 punti in campionato. Ma Tier, non è matematicamente possibile. Zitto! Ne avremmo 80. Occasione di cross per il Pippo Burg. Sì, che bello. Porca puttana, Luvumbo! Sì, Bauer. Vai, Carlo! Ma vaffanculo. Vaffanculo! Ma dai! Ma non è possibile! Come faccio a non pensare che siano scriptate poi ste cazzo di partite? Per piacere, bravo a Tubolu. E finisce così, sicuro. Invece no, ultima opportunità per noi. Ha fatto un gol. Nils Baumann ha segnato. Cazzo, clamoroso. 1-0, bene. Vabbè, era fuori gioco. Ah, vittoria sul Waldhof in trasferta. 1-0 con un gol di Nils Baumann. Assolutamente inaspettato, ma di vitale importanza. Perché con il Dinamo Dresda che pareggia, noi saliamo a meno 2. E quindi gli andiamo a mettere il pepe nel culo, come si suol dire. Ora che abbiamo Rot-Weiss-Essen, Regensburg, Monaco 1860 e Bielefeld... quanto ci scommettete che ci siamo beccati il Bayern Monaco in semifinale? Il Leverkusen. Sì, non che sia meglio il Leverkusen, parliamone, però... not bad. Allora, io direi di saltare l'Essen e il Regensburg e di giocare contro il Monaco 1860. Watch a think. No, questi qua c'hanno Götze in campo. Goals. Portiere che si chiama Goltz, mi fa abbastanza ridere.
Sconfitta contro Rot-Weiss Essen. Aia. Dresda che pareggia di nuovo, però. Which means... sotto di 3. Insomma, signor Regensburg, che ne dice se... What if I put my Minecraft bed right beside yours? Ma sì, dai. Famo azioni salienti. Mio Dio, sono distrutti. Gonks. Giocatore. Che giocatore? Che Pokémon che era? Gonks. Cos'era? Golurk più Jinx, vero? Gonks. O era Golem? Era Golurk, mi pare. Da quando l'Arminia è in B? È in C? Da quest'anno. L'Arminia Bielefeld è in crollo totale. Pipoburg in solitaria dopo soli 4 minuti. Dai cazzo, un 4 contro 3, ma noi siamo tutti più avanti degli altri. Bello! Figo, ho sfondato il palo con quel tiro. Ancora noi in attacco, dai, ci siamo, ci siamo. Siamo sempre solo noi, Nils Baumann. Il tocco per Carlo Bauer. Per piacere, per piacere. Uno che vada dove deve andare, cazzo, uno. 4 contro 4 questa volta. Zito. Luvumbo. Perde palla. Perché mi chiamo Hauptflöte? Ah, ecco. Hans Hauptflöte. Anselmo flauto di pelle. Punizione per noi. Per noi? Rigore! Grazie! Grazie! Grazie persona al piano di sopra, Scusa? Scusami? Cioè, hai fischiato un fallo di rigore, hai indicato il dischetto, hai ammonito il difensore e non mi hai fatto battere il rigore. Io non vorrei sembrare stronzo, ma al contrario, se l'avessi fatto io il fallo, il rigore l'avresti fatto battere come? Vabbè, lato positivo, ha pareggiato anche il Dresda. Lato iper positivo. Rimane a più 3. A 13 partite dalla fine. E ora, back to back partite contro il Monaco 1860 e contro l'Arminia Bielefeld. Devo sistemare un attimino... i piani di recupero? Perché ho la sensazione... A parte che Fogt è tornato! Bru. Carlo Fogt è tornato. Ah, non proprio. Vabbè, può giocare comunque, vero? Sì, nonostante abbiano come... No, hanno... No, in realtà sono messi, oddio, un po' di merda. Vabbè, si devono ripigliare. Buona serata, Spu, alla prossima. Toccate fuga proprio.
fatemi dare un'occhiata ai vari allenatori, perché magari riusciamo a beccare qualcuno di decente, vero? Hai voglia, guarda qua. In realtà è il cazzo. Ho Tiki Taka io, vero? Però in realtà... Guarda qua, 4 stelle per il Tiki Taka. Tre stelle per il Tiki Taka. In realtà non siamo messi male, eh. Devo trovarne qualcuno di più buono e poi ci siamo. Va bene, va, andiamo a giocare contro il Monaco 1860. Torna Carlo Vogt, anche se è completamente distrutto dall'infortunio. E incrociamo le dita. Ah, yes, bentornati al Pipoburgring. Mamma mia, Carlo, quanto mi eri mancato. Certo, ne avevo un altro di Carlo al posto tuo, però mi eri mancato. Ah, ma era Luvumbo, perdonatemi. Bravo Zimmerman. Sì, però in profondità. Sì, Nils. Sì, per Carlo. Carlo Fock. Carlo Fock. Dopo guardiamo un attimino gli allenatori, che magari possiamo davvero rigirarli comodi. Carino allenatore col Catanzaro? Guardate, l'anno prossimo probabilmente la faccio con una squadra diversa dal Südtirol, la prima. Non so chi, non so ancora dove, non so neanche se in Italia sarà la prima carriera, ma... Bravo Baumann, bravo Baumann! Cazzo! Però sì, col Südtirol considero chiuso il mio arco narrativo. Certo me ne farò una per i cazzi miei di carriera col Südtirol, se avrò tempo di farmela con Sid. Però l'arco narrativo racconterà una storia diversa l'anno prossimo. Zimmerman. O comunque sapete che nonostante siano passate soltanto un mese e un paio di settimane, vi giuro che non ricordo... Ah no, è vero, ho tipo vinto la finale 3-2 con la tripletta di Dele Alli. Ricordo giusto il gol di testa. Fuori gioco, che culo. È la prima stagione ancora. Quest'anno non penso... Sappiate che non la farò, anzi. Un'altra carriera in Italia. Quello è poco ma sicuro. Ciao Ele. Poi si vedrà. Bravo Carlo. Bravo Carlo Vogt. Non bravissimo. Almost there. Almost there. Schwarz. Bravo. Basta che non mi si faccia male Luvumbo e siamo tutti contenti, Steinhardt. Cuor di pietra. Ah, vi. Ma come non usciamo bene, zitto Luvumbo. Lo scatto dell'angolano brucia chiunque grazie alla sua corsa. E invece... Quanto durerà Pandora 4? Non ne ho idea. Credo che almeno 3-4 archi narrativi ci saranno, quindi... 3-4 mesi? Fatto anche 5 forse? Zimmerman. Vogt.
Ok, Carlo, forse dobbiamo un attimino ripigliarci, a livello di lucidità. Ancora Fogt. Cross secondo palo, cercare Zito Luvumbo di testa! La parata clamorosa di Hiller. Con il piedone, Luvumbo bravo a saltare in mezzo a due. Questa è un po' di sfortuna. Ancora lo stesso Luvumbo. In avanti da Nils Baumann. Peccato. Pressing, pressing, pressing alto, cazzo. Pressing! Dai che perde palla! Porca minchia! Ah! Peccato. Non so se ci sarà una pausa effettiva per le vacanze di Natale. Secondo me si sospende la lore, ma il server rimane acceso. Non è proprio come è successo con Pandora 2, che è stato chiuso. Chi lo sa? Who knows? Han. No, doveva essere per Baumann sta palla. Che pelotas. Che sbatonsias. Ludewig. Schröter. Che nome stupido, Schröter. Qualcuno potrebbe dire che nome stupido di Bella. E sono d'accordo. Cioè, tutti i nomi suonano stupidi se li leggi a ripetizione più e più volte. Schröter lo trovo parecchio che... Nils Baumann! Parecchio che coso, volevo dire. Se posso togliere la musica di sottofondo? Certo che potrei. È così fastidiosa. A me piace un po' di musica di sottofondo così. Piuttosto la abbasso o cambio genere, ma toglierla, Toglierla mi dispiacerebbe. Han. Come cazzo è riuscito a fare quel cross con l'esterno del piede? Fogt! 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 No! No, ripeto, nel caso cambio il genere musicale, se dà fastidio. Quello ok, cioè ci sta. O se è troppo alta. E fuori Han, dentro Beck, dentro Bauer per Baumann. Dentro Bush per Baumann. Dentro Sudowski per Scholz. Angolo. Carlo Fogt. Zito Luvumbo. Niente, non riusciamo a fare un cazzo. Fogt. Zimmermann. Di ritorno dal nostro numero 11. Fogt. Fogt. Trova il gol al rientro dall'infortunio. Carlo Fogt. Bellino, bel gol, bella azione, bravo Zimmermann, bravo Fogt a liberarsi e calciare. Mi sa che l'ho smarciata, ha sbattuto sul difensore. Sì, ottimo replay, grazie FC. Mi sa di sì però. Yep, autogol, che sfiga.
Lang. Ferlat. Neanche tocco di mano. Strano. Bravo Carlo. Bravo Carlo. Bravo Carlo. Dai. Dai cazzo. Vai Carlo. Vai Carlo. Vai. Bastardo il portier. Oh, voglio fargli... voglio fargli segnare un gol per il suo rientro, dai. Sì, ma di solito è sempre soltanto un bug visivo. Non mi cambia il risultato effettivo di gioco. A meno che tu non stia parlando della modalità... momenti salienti, in quel caso scapita spesso. Dai, vabbè, reggiamo questi ultimi minutini. Titolo Vumbo. Ah, non trova Carlo Bauer. Ci siamo ancora noi. Vogt. Vogt. Carlo Vogt. E questa volta è suo. Ce l'ho fatta a darglielo il gol al rientro, vero? Bellino anche. Sinistro violentissimo. Sotto la traversa. Nulla può il signor Hiller. E allora con tre gol nella ripresa. Il Pipoburg chiude, archivia la pratica a Monaco 1860. E signori, forse torniamo a prenderci il secondo posto. Bene, 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 bel game, bel game, bel game. E ora toccherebbe, teoricamente, è finita tra Lehmann e Pipoburg. No, fra... come è finita? Sei l'uomo giusto. Era inevitabile. Vabbè, che palle. Maxim Schaefer ha chiesto la cessione e noi lo daremo via. Ora, interessante questo game contro l'Arminia Bielefeld, che è quarto. Direi di giocare pure lui per continuare a mantenere le distanze. Unica cosa, giocherà Lehmann sto game al posto di Wagner, altrimenti frigna. Per il resto tutto bene? Lei dentro Bauer per Baumann. Giochiamo con quel trio lì davanti che è bello tosto. Dai, allunghiamo a più 12 sulla quarta. Comunque, avete presente che qualche giorno fa, prima di cominciare questa carriera... perché tutti quanti con la difesa dei free agents? Vabbè. Avete presente che vi dicevo... che ancora non avevo idea di quali squadre utilizzare per le carriere che intendo fare quest'anno in live? Ecco, in realtà è cambiato tutto. Ci sono un paio di nazioni per cui sono indeciso tra due squadre. Però di base ci siamo. Zito Luvumbo. 5 minuti e siamo già sul tabellino. Stavo dicendo, bene o male le ho già decise tutte le carriere. Me ne manca una. Perché me ne manca una, perché in realtà la voglio fare un po' più in là nell'anno e voglio capire un attimino quali. Voglio dare un'occhiata un po' più accurata alla classifica di quello specifico campionato per capire chi prendere, ma di base ho già le idee chiare. Vogt. Bel tiro, fra, mi è piaciuto. Ovvero non ve le spoilerò. Ci mancherebbe altro. Shipnowski. Ma Shipnowski non l'ho affrontato tipo due giorni fa. Ci ho già giocato io contro l'Arminia Bielefeld in sta live. Eh? Oh. Beh, signor Zimmerman,
ottimo mancino di prima intenzione sull'appoggio di testa di Han, oserei dire. Bellino. Sì, ci abbiamo già giocato, ci hanno anche Shrek. Perdonatemi. Allora, siccome siamo già scesi in campo contro di loro, avanza alla fine. Finisce 3-1. Ha segnato anche Carlo Vogt. Bravi. Va bene. Il giocatore più importante di questa squadra? Zimmerman. Zimmerman mi tiene in linea al centrocampo. E Luvumbo, però Zimmerman per me. Ok, quindi il Pipoburg continua a guadagnare terreno sulla quarta, che in questo momento potrebbe essere il Sandhausen con esattamente 43 punti, quindi più 9. Mancano 11 partite, è tosta a bruciare un vantaggio di 9 punti. Quindi direi di simulare qualche game, soprattutto... Ah, cazzo, in realtà dovrei simulare il Colonia e giocare contro la Dinamo Dresda per poi arrivare pronto, carico come una mina al secondo posto, a più 2 sul Dresda, nella speranza che perdano anche questa e che io possa vincerla e che insomma si risistemi tutto. Quindi, merda, il Colonia è quinto comunque. Nice. C'hanno Listowski. Listowski quest'estate sembrava vicino al Südtirol, poi non ci è andato, ma sembrava vicino al Südtirol. 3-2-1, simula contro il Köln, che ripeto ha una maglia orribile, pareggio. Il Dresda vince, quindi sale ufficialmente a più 3, e con la prossima partita dobbiamo assolutamente riagganciarlo. Allora, dentro Bauer, gioca lui questo game. Per il resto, signori, si gioca. Sì, il format delle simulazioni per tot anni credo che lo riporterò. Verso fine anno, anche questo giro, non all'inizio, ma credo che lo riporterò. La tirlo, Crega, appena finisce o Pandora o sta carriera, la rifaccio. Perché ora, per le prossime settimane, siamo abbastanza colmi di content. Buono Scholz. Tra Pandora, la carriera, settimana prossima c'è anche il DLC Pokémon, che probabilmente giocheremo in un'intera giornata, come abbiamo fatto anche l'ultima volta. Insomma... di content ne abbiamo appena finiamo o questa carriera o Pandora, che di base ci portano via 4 live a settimana, così da sole andremo a fare altro. Intanto buone parole per Carlo Vogt. Vogt per Han, deviato. Peccato. Il numero di stagioni necessarie per vincere la Champions dipende da come si evolve la squadra. Non mi do un limite, non è come col Südtirol che mi sono detto, ah, mi do 6, massimo 7 stagioni. No, no, no. Qua, anche se devo servirne 12, ne faccio 12, bello. Oh! Oh, oh, oh. Si era sentita la tua mancanza, Carletto. Che pezzo di Carlo Vogt. Sotto la traversa con la puntazza. E siamo avanti dopo 13 minuti. Ecco, magari questa volta, invece che accontentarci di un solo gol per poi subirne uno all'86esimo e rosicare per il pareggio, vediamo di segnarne qualcuno in più, vero? Han per Luvumbo. Sbaglia tutto quanto, Han. Coglione. Lemmer ha davanti a sé Baumann. Si appoggia da Hauptmann. A Tubolu! Deve smetterla di fare ste parate in due tempi, il coglionazzo. Deve assolutamente smetterla.
Perché è tipo la decima volta che rischia di far segnare gli avversari con un tap-in. Ed è stupido. È stupido perché accade sempre con palloni perfettamente gestibili. Sono spaventato. Era una notifica di gente che andava in live invece. Mamma aiuto. Sono fatto la cacca nella bandalogna. Zimmerman! Sì, vabbè. Questo è stato un vero Cesar Prates momento. Bravo, portier! E raga, che cazzo è diventato un interrogatorio, figa? Soltanto domande. Niente. Qua ho sbagliato io. Comunque le live durano sempre più o meno fino alle 11. A volte si chiude un po' prima, a volte si chiude un po' dopo. Ma di base... le live durano fino alle 11 circa. Buonasera a chiunque sta arrivando in questo momento. Intervieni un folle Scholz Meyer. Cueto, l'autore del pareggio all'andata. Ancora Cueto. Dentro da Bertagnoli. Eccolo qua. Pareggio del Dresda che in questi ultimi minuti aveva aumentato i ritmi di gioco. Merita l'1-1 la squadra in questo momento ospite. Meyer pressato, Ehlers, Will, Meissner apre per Lemmer, attenzione, 3-1 in realtà 5-3, opportunità enorme per il Dresda che può calciare con Cueto a Tubolu. Lemmer. Bravo, bel intervento. Ciao Manu. Mercato oggi non si fa. Bravo a Tubolu. L'abbiamo fatto nella scorsa live, quindi oggi stiamo finendo la prima stagione. Abbiamo una semifinale di Deutsche Pokal da giocare. Abbiamo un Dresda da superare in campionato, visto che vorrei evitare i playout se possibile. Porca puttana, no. Ancora Cueto. La ribaltata al Dresda. Scholz, porca troia, peccato. Cosa ha fatto il Botafogo? Cosa mi son perso? Ho visto che il Santos è retrocesso per la prima volta in 120 anni di storia. Clamoroso, è come se l'Inter dovesse retrocedere l'anno prossimo. L'anno prossimo no, ma tipo fra 3 anni sì. Squadra mai retrocessa che qualche anno fa era in semifinale di una competizione europea. Meno male, la stessa cosa che è successa al Santos. Ovviamente in Sud America. Porca di quella troia. Fottuto Dresda. Melichenko. Bravo Dardai. Era più 15 dalla seconda. Ha fatto le 6 di 11 partite senza vincere. È arrivato quinto. Bello. Io su FIFA. Bello. Bella azione questa per il 2-2. Carletto Bauer, maledizione.
povero Botafogo. Un po' mi spiace, però. Cioè, pensa che turbo rosicata, cazzo. Fallo. Ah, ecco, cazzo, volevo dire. Cambi. Dentro Nils Baumann. Dentro Beck per Scholz. Dentro Sudowski per Zimmermann, che è cotto, non ce la fa più. Wagner. Vada Beck. Vogt. Per la tripletta numero 11, Carlo Vogt. Carlo Vogt. Carlo Vogt! L'uomo della provvidenza torna dopo 3 mesi di infortunio e torna subito a segnare tanto e in momenti decisivi. Tripletta per lui quest'oggi, bravo Carletto. E la contro ribaltiamo. Han. Ah, cazzo, non abbiamo trovato Fogt qua, peccato. Fuori gioco? Fuori gioco. Tito Luvumbo. Nils Baumann. Quattro a due Beck. Oddio, un anti-Tirlock top meme. Non penso, però. Non penso. Sudowski. Sbaglia l'ungherese. Melichenko. Maier. Cercare Zimmerschied. Mio Dio, ho rischiato di calare un rigore. Comeback. Big Cake. Ciao Riemann, buona serata e buon weekend. Madonna, ma sabato arriva mio papà. Ma io domani devo editare un video, pulir casa, rasarmi. Con quale voglia? Nils, cosa hai provato a fare? E insomma... Aia, che male! Ah, ho sbattuto... Com'è Vlachodimos? Ma mi sa che è un altro. Ho sbattuto con... il nervo che sta sul gomito. Proprio quello che ti fa tremare tutto quanto il braccio. Ho sbattuto contro lo spigolo della scrivania. Bello, vero? Aia. E insomma, pessima apertura. Signori, la partita si conclude qui. Tra l'altro buono il fatto di aver vinto contro la Dinamo Dresda, perché in questo modo portiamo lo score delle partite tra di noi e tra di loro a nostro favore. Negli scontri diretti abbiamo il vantaggio perché abbiamo pareggiato l'andata e vinto il ritorno. Infatti ora siamo secondi. Secondi a meno 12 dal Saarbrücken, ma pur sempre a meno 12. Ora Ingolstadt, BVB 2, Ferl, hard skip, tutte e tre. Con l'Ingolstadt vinciamo 1-0. Contro il BVB 2, quindi la squadra B del Borussia Dortmund, perdiamo 2-1. Contro il Ferl pareggiamo. Aia. 4 punti in 3 partite sono pochi. Torniamo sotto. Sotto a 6 partite dal termine. Big Aucis. Ora abbiamo il Duisburg, che dovremmo cercare di tenere a bada. E poi la semifinale di Deutsche Pokal. Azioni salienti. Della minchia. Cavolo.
Ficca del cazzo proprio, che ne dici? Maro. Ieri ho arbitrato una partita in cui ho dato ben 5 rossi, nessuno di questi era un fallo. 2 bestemmie, 3 proteste e 4 li potevo anche evitare, detto dagli arbitri. Vabbè. Però ci sta. Bello, bello, mi è piaciuto. So che è un'idea del cazzo fare i momenti salienti per partite che devo assolutamente cercare di vincere, ma qua sto anche cercando di tenere in ballo una potenziale clamorosa vittoria di Coppa di Germania dalla Serie C, che ci porterebbe a giocare l'Europa League dalla Serie C barra Serie B tedesca. Avrebbe un che di clamoroso tutto ciò. E vabbè. Beh, bello questo contropiede, mi è piaciuto. Mamma mia, oh, non riesco a fare un controllo o un passaggio in sto game. Fortnite Lego lo proverò sicuro. Non so ancora bene cosa farò, ma lo proverò sicuro. Oh, ma posso avere anche un'azione? Può giocare soltanto il Duisburg e io non posso toccare palla perché il gioco ha deciso così. In realtà mi ha dato ben 2 contropiedi, di cui uno, vabbè, non conta perché letteralmente stavo inciampando sull'attaccante avversario, quindi mano. Non ha dato rigore. Beh, almeno si è fatto perdonare per prima. Pipo Burg in attacco. È nostra. Carlo Vogt al 54esimo. Vantaggio Pipo Burg, che adesso può addirittura raddoppiare. Vogt riceve palla. C'è Luvumbo. Fra, c'è Luvumbo. Non c'è Luvumbo. Però c'è Carlo Bauer. Non ci arriva Carlo Bauer. Peccato. 3 punti fondamentali per non perdere terreno e rimanere nella scia della Dinamo Dresda, che non ha giocato insieme a noi. Ma poco importa. Signori, è il momento della storia. Semifinale di Deutsche Pokal. Queste sono le 4 semifinaliste. Bayern e Borussia Dortmund da una parte, Pipo Burg e Bayer Leverkusen dall'altra. Al Pipo Burg Ring scenderà oggi in campo il Bayer Leverkusen, che in campo è schiera in realtà una formazione abbastanza metà e metà, perché ok, ci sono Radeschi, Tapsobata, Incapié, Shaka, Wirtz, Correa, Taremi e basta, che suppongo siano i titolari. Però poi tipo gli esterni che sono riserve, Aurir che suppongo siano riserve, insomma, io so che non dovrei, ma io mi sento fiducioso. Siamo arrivati in semifinale di Coppa di Germania per puro sbaglio, anche se in realtà abbiamo distrutto qualsiasi avversario, e ora, con questa squadraccia, tra molte virgolette, siamo pronti a tentare un clamoroso assalto alla finale di Coppa di Germania. Permettetemi di fare un paio di cambi, quindi dentro Lehmann per Wagner, dentro Bauer per Nils Baumann. Signori, giochiamocela. Semifinale dalla Serie C. Se arriviamo a giocarci la finale contro il Bayern, regà, a parte che la perdiamo malissimo, però sappiate che, cioè, sarebbe un momento altissimo della carriera. Signore e signori, buonasera. Benvenuti al Pipo Burg Ring di Pipo Burg.
Famoso borgo dell'ex Germania Est, che calcisticamente non ha una grande tradizione, eppure questa squadra è arrivata in Dritte Liga. È il suo primo anno di Dritte Liga. Sta facendo cose incredibili anche in Coppa di Germania. 5 minuti. Luvumbo zito. Nono gol nella competizione per l'angolano, e questo è un gioiellino. Sinistro al volo, Radecki battuto. E il Pippo Burg avanti. Sentite lo stadio. Tutti e 6.000 i posti dello stadio sono in delirio. E ora, per i restanti 85 minuti, ci si chiude dietro, vero? Scholz. Katz. Sì, così. Buono. Vogt. Perde palla, peccato. Tapsoba. Jonathan Tah. Radecki spazza. Carlos Martin. Ce l'abbiamo ancora noi. Non ce l'abbiamo più. Bah, vabbè. Danak e Pullman. La forza di questa squadra è il pressing, è l'attacco, è il mettere sotto pressione gli avversari, è farsi bucare malissimo da Aurir sull'out di sinistra, che serve anche il Correa. In area Correa, Baumann. Bene. Zito Luvumbo. Ancora Luvumbo. Su di lui Jonathan Tah che lo chiude. Clamoroso Jonathan Tah. Attenzione all'opportunità per il Bayer Leverkusen che può colpire con Lopez. Ancora Aurir. Bravo Dardai. Bravo ancora Dardai. La teniamo, la teniamo. Granit Xhaka. Tocca da Florian Wirtz, il gioiellino tedesco. Tocca per Angel Correa. Aurir. Prova a piazzare col destro. Dardai ribatte. Tah. Col fisico Jonathan Tah. Granit Xhaka dal limite. Xhaka serve Correa. Che in realtà è Taremi. Facile per la Tubolu. È la semifinale di Coppa di Germania, questa non la finale. Han, Luvumbo. Perde palla Luvumbo. Ancora anche il Correa, Medi Taremi, Aurir. Aurir. Col mancino Aurir a Tubolu. Per fortuna che Taremi ha preso la strada sbagliata per il rimpallo. Carlo Bauer col tacco a cercare Zimmermann. Vogt allarga da Scholz. Lopez in due tempi mette giù palla. Aurir. Siamo alla mezz'ora di gioco e ancora clamorosamente siamo avanti dopo 25 minuti di sofferenza totale. Ancora Aurir in area 47, cerca il dribbling, chiude Dardai. Riparte il Leverkusen, le aspirine che avanzano con Teia. Sulla destra, Jonathan Tah. Prestato da due giocatori, riapre per Teia. Fermi, lasciamolo andare. Carlo Martin. Bellissima chiusura del numero 8, Luvumbo. Jonathan Tah è un cliente più scomodo di quanto potessi pensare, invece lo lasciamo sul posto, Luvumbo ancora. Rallenta Luvumbo. Zimmermann. Di ritorno da Luvumbo, gran palla. Luvumbo. Carlo Vogt! Nice. Nice, nice con l'esterno Carlo Vogt. Raddoppia il Pippo Burg. La città di Katzoburgo è in delirio. Si è pure fatto male Florian Wirtz. Che per quanto mi spiacerebbe per lui, umanamente, per me, gran notizia. Luvumbo. 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 Va bene.
Ma come l'abbiamo gestita bene. Ma questa squadra, regà, è un qualcosa di clamoroso. Ma io sto amando questo modulo. Questo 3-4-2-1 è mostruoso. È fottutamente mostruoso. Cioè io la prossima carriera che andrò a fare la faccio con questo modulo qua, perché è troppo bello da utilizzare. Mi sta gasando a manetta. E solitamente le difese a 3 su FIFA, su FC24 non sono mai state veramente utilizzabili. Quest'anno con la cosa degli stili di gioco forse ti permettono di usare anche una difesa a 3. Clamoroso. Han. Luvumbo. Zimmerman non ci arriva. Carlo Martin. C'è Baumann. E che in realtà è Radecki. O forse è il gioco tremendo? È possibile? Personalmente? Mi riesci finalmente a farmi giocare con la difesa 3 dopo 4 anni? Mi va bene così. No, non skippo una sega. Skippando sono stato cacciato fuori da un'Europa League o una Conference League in maniera più che ingiusta durante la carriera con il City. Di certo non rischio ora. Bravo Luvumbo, mi è piaciuto molto il tuo tiro. La cosa che mi fa ridere è che in Coppa di Germania sto piallando chiunque. In campionato faccio fatica pure contro la squadra del dopolavoro ferroviario. Insomma, non è proprio un bel bilanciamento. Florian Wirtz è ripreso evidentemente dopo l'acciacco del primo tempo. Era il Gala, non era il Beşiktaş. Ricordavo il Beşiktaş. Sì, è che ho già eliminato tante altre squadre prima di arrivare fin qua. Dardai, che cazzo fai? Granit Xhaka. Correa. Martin Dardai la tiene lì. Ma raga, ma che percorso stiamo facendo in Deutsche Pokal? Abbiamo preso un gol tipo dal Werder Bremen e basta. Per il resto siamo qua, soltanto noi. Minchia. Tiraccio. Teia. Sbaglia tutto. Fanculo. Schick. Patrick Schick di tacco da Meditaremi. Eccolo qui il gol del Leverkusen. Non so perché stia esultando l'iraniano, visto che stanno perdendo contro una squadra di Serie C in questa semifinale di Coppa di Germania. E stanno quindi permettendo al Pipoburg, questa squadra che ha fatto il proprio esordio nel calcio professionistico tedesco proprio con l'inizio di questa stagione, ma che già sta stupendo tutti quanti. Attenzione adesso ad Angel Correa. L'ex Atletico. Gioca l'Atletico lui, mi pare di sì, vero? Punizione, va bene. +90 minuti. Teniamola fuori. Bravi. Beck. Ha davanti a sé solo Frimpong. Signori, è finita. Signori, è finita il Pipoburg.
batte clamorosamente anche il Leverkusen. E quindi siamo ufficialmente in finale di Coppa di Germania. Questa cosa è ridicola. In finale affronteremo una tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Forse le due più grandi squadre tedesche di tutti i tempi. E insomma. E insomma. Contro chi la dovrò giocare? Very big ouchies. Very big ouchies. Regà, il problema è di YouTube. Refresciate un attimo. Allora, mancano Saarbrücken, Sandhausen, Münster, Haching e infine Erzgebirge Aue. Ok, scusate. No, no, ma allora ci sta che mi sentiate bene. Ogni tanto YouTube, soprattutto da mobile, si bugga e quindi l'audio si sminchia e inizia ad andare a scatti, ma non è un problema mio. Da me va benissimo, è una cosa che succede da voi. È un problema dell'app, non mia, che sto streamando. È così. Per quello ve l'ho scritto, perché se non ascoltate, perché non sentite, perché giustamente va a scatti l'audio, diventa un po' difficile. Allora... Ti vedo male, cambia connessione. Allora, le ultime 5 partite di campionato saranno contro la prima, la quarta, l'ottava, la decima e infine la quattordicesima. Direi che potremmo giocare contro il Saarbrücken. O forse no. Nah. Clamorosa vittoria, Baumann, Luvumbo. 3 punti fondamentali, la Dinamo Dresda però continua a rimanerci in scia. Che idea del cazzo che ho avuto qua. E... Welp. Mancano ora... esattamente 4 partite. Contro il Sandhausen gioco. Contro il Sandhausen gioco perché non voglio rischiare niente... Non devo fare molta attenzione a quando pronuncio il nome dell'esterno sinistro, perché potrebbe essere leggermente problematico. Va bene. A parte che Luvumbo è cresciuto un botto, ha fatto più 6 questa stagione. Giochiamo contro il Sandhausen di nuovo, vai. Se vinco la coppa vado in Europa League, sì. Ah, yes. Salve, buonasera, benvenuti di nuovo in quel di Pipoburg. Ci abbiamo battuto il Leverkusen, letteralmente una settimana fa. Vero che possiamo fare bene anche contro il Sandhausen? E perché no? Perché ne prenderemo 4? Martin. Nils Baumann. Gran sterzata, gran parata. Zimmermann, cross dentro, mettono fuori loro, peccato. Zimmermann, di nuovo sulla palla. Comunque, è un'impressione mia? Oppure ogni volta che il portiere fa una parata appaiono delle particelle attorno a
al portiere stesso e ti confondono un botto su dove stia andando il pallone. Perché a me dà un fastidio sta roba. Ogni volta credo che la palla stia andando in un punto dove non dovrebbe andare. Mano loro. C'è la Supercoppa? Nel caso dovessimo vincerla, sì, sarebbe contro la squadra che vince la Bundes. Ma sarebbe all'inizio della stagione successiva. In questo momento sono le 9.33. Io ve lo dico. Dovessimo arrivare a chiudere tipo la stagione intorno alle 10.15, 10.10. Anche se dubito fortemente, sebbene sia possibile. Buono. Bello. Vai Zimmerman. Peccato, avrei dovuto passare forse. Non vi faccio fare il mercato della stagione successiva. Vi faccio però scegliere le maglie. Le maglie ve le faccio fare mo. Poi modulo e calciomercato lo si fa all'inizio della prossima live, che sarà presumibilmente martedì della prossima settimana, mentre ci guadagniamo un calcio di rigore. Zito Luvumbo. No, beh, non far volare Manu, cioè, nel senso, tranquillo. Ci sta l'avvertimento, ma. Stolze. Bravo Tardai. Han. Peccato. Scholz dalla tre quarti. Bello il cross, che non è neanche tre quarti, da metà campo. Richardson largo a cercare il numero 13, chiuso da Wagner. Ma sta squadra mi sta facendo godicchiare, sarò sincero. Buono pallone per Carlo Vogt. Vogt ave per Han. Tanis Baumann, sei un cazzone Baumann. Ti odio Baumann. Ma la stagione sta andando bene, siamo secondi in Serie C tedesca, siamo in finale di Coppa di Germania, clamorosamente. Oggi finiamo la stagione e giochiamo la finale di Coppa. E se avanza tempo facciamo anche le uniformi, le divise per la stagione dopo. Se avanza tempo, se no sti cazzi. Stolze, servito in area al 36, a tu per tu con Atubolu. Che portiere che è Atubolu, raga. Non avrà un overall altissimo, ma è uno di quelli che tiene bene la porta. Un po' come faceva Mamardashvili prima di quel fatidico aggiornamento che ha cambiato tutto su FIFA 23. Due. Giorgi è stato fondamentale con l'Udinese, ma poi ha iniziato a sfagiolare di brutto dopo un aggiornamento in cui hanno cambiato i portieri. Fogt. Scholz, cross in mezzo. Baumann non riesce a calciare. Ci regalano palla. Han, palo. Va bene, 1-0. Grazie ad un magico gol di Zito Luvumbo su calcio di rigore dopo 45 minuti. Punti fondamentali perché In questi giorni, in queste partite, potremmo addirittura clinciare uno slot ai playoff. Il che vorrebbe dire che saremo sicuri del quantomeno terzo posto. Noi puntiamo alla promozione diretta, però. Non voglio rischiare di dover giocare due partite andata e ritorno contro la terz'ultima della Zweite Bundesliga e poi magari clamorosamente perderle. Sarebbe abbastanza lame. Carlo Vogt. Cercare Zimmerman. Cerca l'appoggio, non arriva, prenditi la punizione, bravo. E grazie Sevi per i due Royz, un bacione. Buonasera, bello, gentilissimo.
Scholz. Cercare Han chiude la difesa, peccato. Forse non dovrei tirare le punizioni col portiere, vero? È simpatico una volta. Alla seconda. Alla terza. Dovrei smetterla. Cosa ne penso del suo tiro in sta stagione? In realtà è perfettamente in linea con quanto mi aspettavo, anzi era partito più forte del previsto. Mi spiace che si sia rotto qualcosa nelle ultime partite, perché è palese, la squadra ha smesso di attaccare. Cioè, non, forse è mentale, forse no, chi lo sa, ma proprio nelle prime partite di campionato, fino alla Samp, anche nella partita in cui hanno perso contro il Palermo, il Sutilo l'attaccava. Non attacca tanto. Il Sutilo non tiene il pallino del gioco. Il Sutilo aspetta, difende e parte in contropiede. Nelle ultime 5 partite non l'hanno fatto. Quindi giusto cambiare allenatore. Peccato però. Come fa a essere colpa del nuovo allenatore? È appena arrivato. Bella posizione questa. Stavo dicendo, bella posizione questa. Vorrei cambiare il tiratore però, se possibile. Hello? Non me lo fa cambiare. Vabbè, mi fotto nel culo. No. Colpa di Bisoli? Ma Bisoli è un allenatore che è spesso attendista, no? Come stile di gioco. Lo è sempre stato. Forse a livello di umore, di rapporti nello spogliatoio, qualcosa si è rotto, perché anche l'allenatore magari non è saputo gestire. Le cose dentro lo spogliatoio non si sapranno mai. Può essere, Manu, eh. Può essere benissimo. Conta che è abbastanza ricorrente quello che è successo. Cioè Bisoli che prende una squadra in corsa, fa miracoli, ma poi l'anno dopo fa fatica. Era iniziato bene e ci sta che abbiamo mollato, eh. Hai perso anche Vineto, hai perso il difensore centrale titolare accanto a Masiello, ci sta che ti si rompa qualcosa. Poi ripeto, sono convinto che buona parte dei problemi del Südtirol a livello difensivo quest'anno sia dovuta al fatto che hai dato via la difesa titolare. Cioè, l'anno scorso la difesa titolare era Curto, Zaro, Masiello e sulla sinistra uno tra Celli e De Col. Ha giocato più Celli nel girone di ritorno, però di base giocava anche De Col. Gli hai dati via tutti. Vabbè, Celli era in prestito ed è tornato via, ma Curto l'hai dato al Como, Zaro l'hai dato al Modena, e De Col l'hai dato al Vicenza in C, e li hai sostituiti con nessuno, perché hai preso Vineto, che era la tua prima riserva in difesa. Stai usando Giorgini, che era lì ma che non ha fatto manco mezzo secondo l'anno scorso. A sinistra stai usando Davi, che però Davi sta giocando bene. No, Zaro è fortissimo. Infatti Zaro io ho pianto quando, cioè, non effettivamente, ma ho figurativamente pianto quando Zaro è andato via quest'estate. E lì, a spazio, il terzino del Sandhausen può provare a concludere. Chiude Baumann. Baumann salta l'uomo, calcia col destro, 89 sul cronometro, la chiude la nostra punta, il nostro numero 10, anche se il 10 non se lo merita, Nils Baumann, ed è tutta nostra la vittoria, intendo dire, comunque sì, purtroppo Se si rompe qualcosa a livello umano dentro lo spogliatoio, mentre la squadra esulta tantissimo come se avesse vinto chissà cosa, forse abbiamo effettivamente clinciato un posto ai playoff. Siamo sicuri di arrivare in top 3? È possibile. Siamo a 69 punti, a 3 partite dalla fine. E quindi teoricamente il campionato è ancora aperto.
il Saarbrücken dovrebbe perderle tutte e tre e noi dovremmo vincerle tutte e tre con parecchi gol di scarto. A livello di risultati mi sa che no, il vantaggio c'è al Saarbrücken, quello degli scontri diretti, perché ha vinto l'andata 3-0 e mi ha vinto nel ritorno 3-1, quindi per un gol hanno il vantaggio loro. Quindi sì, il campionato è ufficialmente andato. Siamo a più 3 sulla Dinamo Dresda. In caso di arrivo a pari punti abbiamo il vantaggio noi proprio per gli scontri diretti. Ci basta replicare quello che fa la Dinamo Dresda per essere sicuri al 100%. Abbiamo anche la possibilità di perderne una per comunque vincere. Comunque siamo a più 15 sul Sandhausen che abbiamo appena battuto. Quindi siamo passati da 60... No, in realtà... Sì, no, abbiamo clinciato i playoff. Il casino che avete sentito è perché siamo sicuri di essere almeno in top 3. E quindi, teoricamente, mezza promozione. Ora, contro il Münster, direi di fare una cosa intelligente, cioè azioni salienti. E comunque, mentre facciamo le azioni salienti, finisco. Sì, ripeto, il Südtirol non ha cacciato Bisoli per una questione di risultati, perché lo hanno anche detto durante la conferenza stampa post esonero. Hanno detto che Bisoli non è stato mandato via per una questione di risultati, ma perché si era rotto qualcosa a livello di armonia, di squadra e quant'altro. Quindi, palesemente, vaffanculo, 10 minuti di rigore per loro. Wooten contro Tubolu. Apre. Una 0, che sfiga. E, comunque sì, Bisoli non l'hanno mandato via perché il Südtirol aveva perso 4 partite e pareggiata una nelle ultime 5. L'ha mandato via perché umanamente qualcosa nello spogliatoio si era rotto. Lì non sapremo mai cosa è successo. Oddio, al di là del fatto che ha fatto delle dichiarazioni nelle ultime conferenze stampa non carinissime. È un peccato, perché Bisoli comunque ha fatto un sacco. Ma come non mi dai il contropiede qua? Ok, Pippo Burg in solitaria, per fortuna. Adesso vediamo. Sembra che Valente sia una soluzione temporanea, quello che hanno messo lì adesso. Anche se di base mi gasa abbastanza, perché comunque il Südtirol è quarto nel proprio girone di Primavera 2. Che per una squadra come il Südtirol, che ha soltanto giocatori provenienti dall'Alto Adige o quasi, una gran bella cosa. Dopo la stagione miracolosa che avete fatto, pure troppo, dovete pensare a mantenere la categoria. Ma infatti, cioè, è quello a cui punta il Südtirol. Ripeto, Bisoli non è stato cacciato per i risultati, perché il Südtirol è dodicesimo. Che va benissimo. È stato cacciato per altro. Purtroppo. Guarda, te lo immagini Hansi Flick ad allenare Casiraghi. Che storia. Dai, Thomas Müller, Casiraghi, siamo lì come categoria. Intanto abbiamo perso contro il Münster. E ci siamo già giocati la vittoria che avevamo di vantaggio sulla Dinamo Dresda. Lo sentite questo? Proprio gustosino. Questo odore di inculata cosmica. Tanto Saarbrücken campione, che vince la dritte liga contro l'Aching. Visuale tattica,
No. Simula partita lenta. Non penso che sia l'obiettivo del suo tiro arrivare a giocare ai playoff. Può arrivarci? Sì. La Serie B è abbastanza stretto come campionato. Cioè, nel senso, non... No, abbiamo le maglie uguali. Porca minchia. La B è un campionato spesso abbastanza stretto e combattuto. Quindi è possibile riuscire ad entrare tipo come ottavi, ma non è quello a cui gliene... non è quello che importa il suo tiro. Noi siamo i cerchi, loro sono i quadrati, comunque in tutto questo. Cos'è la visuale tattica? Praticamente puoi guardare la partita senza guardare la partita. Cioè che fa tutto quanto il PC. Tu vedi la partita come se la stessi giocando, proprio dalla visuale in game, ma senza giocare. Fine. Una cosa inutilissima perché è tutto troppo lento. Davvero mi tocca entrare per dare una raddrizzata a sta squadra di deficienti? Per favore. Per favore. Bravo, Luvumbo. Sì, così. Ah, porca puttana, fine primo tempo. Si scende. Non si capisce un cazzo. Le maglie fanno cacare. Loro sono quelli con i pantaloncini blu, noi no. Fetch. Bravo. Devo cacciare in campo il signor Bauer. It's the only option, man. Fuck. Stifler. Ma Stifler non era quello di American Pie? Hirtlreiter. In ala Hirtlreiter col destro a Tubolo in angolo. Power. Cazzo. Bravo Carlo. Carlo. Ah no, è Luvumbo. Zito Luvumbo al 63esimo. Torna a simulare, ti prego. Che non si capisce un cazzo. Due tiri in porta per noi. Vicini al gol nel primo tempo, gol nel secondo. Loro sono quelli con i pantaloncini blu, noi no. Vuol dire che hanno i pantaloncini diversi o che non ne hanno per gola del pipo? Libera interpretazione. Libero uccello, libera interpretazione. Raddoppio di Hanna. Bene. Bene. Premesso che l'hanno già cambiato, Roberto. Come dicevo prima, mi spiace? Sì. Capisco il perché l'abbiano fatto? Sì, anche. Va bene, va bene, va bene. Ah no, fuori gioco. Meglio ancora. Meglio ancora, cazzo.
Tre punti importanti questi contro l'Unterhaching, perché ci permettono di mantenere il distacco dalla Dinamo Dresda, che ha pareggiato con l'Ulm, signori. Siamo ufficialmente in Zweite Bundesliga. In realtà è il cazzo, perché se perdiamo contro l'Erzgebirge Aue potrebbe ancora superarci la Dinamo Dresda. Quindi non è assolutamente vero quello che ho appena detto. Andiamo a giocare contro i nostri rivali. Vi ricordo che per lore l'Erzgebirge Aue è la nostra squadra rivale. Proprio ci odiamo come si odiano Roma e Lazio, Milan e Inter, Juve e Inter, Fiorentina e Juventus, Lazio e Livorno. Perché? Boh, non lo so. Perché quando all'inizio ti fa dire: ehi, quale squadra vuoi come rivale? Abbiamo selezionato l'Erzgebirge Aue, ma senza una vera ragione. Quindi, per passare ufficialmente dalla Zweite Bundesliga, pardon, dalla Dritte Liga alla Zweite Bundesliga, ci basta un punto. Dobbiamo evitare di perdere in questa partita, perché qualora dovessimo perdere, dovremmo per forza passare per i playoff. E io vorrei evitare. Signori, buonasera. Questo stadio ci ha visti giocare alcune delle migliori partite di sempre durante questa stagione. Spero che questa possa essere l'ultima partita stagionale in questo stadio. E anche l'ultima in generale in Dritte Liga per noi. Ci basta infatti non perdere questa partita per passare dalla Dritte Liga alla Zweite Bundesliga. Siamo in questo derby contro l'Erzgebirge Aue. Chi lo sa cosa accadrà. Tanto vediamo di difendere nel miglior modo possibile. Bravo Scholz. Gran giocata di Scholz, che trova Nils Baumann a cercare Zimmermann. Sbaglia tutto. Shikora. Bear. Largo sulla sinistra per Stefaniak. Palla indietro da Bear. Bravissimo Baumann. Poi Zimmermann che allunga da Han. Zito Luvumbo. Si accentra al 77. Ancora Luvumbo. Dribbling in area. Allarga per Han. E niente, poi la perde. Peccato. Ancora nostra. Clamoroso cazzo. E non clamoroso cazzo, 10 su 10, palle molto lisce. No, no, un clamoroso virgola cazzo. Peccato che non abbia parlato da nessuna parte stazione. In che senso interattiva? Nel senso che alcune cose le decidete voi. Tipo gli acquisti da fare in ogni sessione di mercato, ma soltanto durante la sessione di mercato. Al momento di scegliere il giocatore da prendere, o comunque il ruolo da dover ricoprire nella formazione, chiedo alla chat di dirmi i nomi di giocatori che possono ricoprirla. Ne estraggo uno a caso e quel giocatore poi viene acquistato. Altre cose che ci sono sono tipo le divise e i moduli. Che culo, me l'ha sparata in bocca. Shikora. Bravo a Tubolu. Zimmermann. Vogt per Martin. Baumann non lo sopporto. Io spero... Oh, sta pensando al ritiro. Ti prego, levati dal cazzo. Spero ovviamente che l'anno prossimo... esca un modulo a più punte. O che quantomeno... dovessimo anche rimanere con questo modulo. Esca un attaccante come giocatore da cedere. Scholz.
Brutto fallo. Buono l'intervento, Vogt. Scholz va a cercare Baumann, non lo trova. Zito Luvumbo. No, si è rotto Luvumbo. No, mi si è rotto Luvumbo. Con spammare non si intende dire promuovere un proprio canale o quello altrui, significa anche continuare a ripetere lo stesso messaggio all'infinito, eh. Per tocco per Pepic, in area Pepic, Sjaric, bravo. Zito Luvumbo. Io spero vivamente che non si, che non debba star fuori per molto e che semplicemente giocando un pochettino si ripigli, perché se dovessi perderlo giusto in tempo per la finale di Coppa di Germania contro il Bayern, sappiate che mi incazzerei. Bravo Luvumbo. Peccato. Come sta Luvumbo? Spero bene. Nils Baumann. Invece no. Regà, Luvumbo è fuori. Luvumbo non potrà giocare la finale di Coppa. Nonostante questo sta continuando a giocare. Sta continuando a lottare come un leone, Zito Luvumbo. È sempre in campo. E niente, no, no, è sempre infortunato, ma rimane in campo. No, no, non lo sostituisco. Tanto anche se rimane in campo non succede niente, nel senso... Può giocare qua... A parte che se sta giocando mo non capisco perché non possa giocare neanche il prossimo game. Comunque... Cioè, o uno si fa abbastanza male da dover uscire... Oppure no... Bravo Tubolu. Allora, devo sperare che l'infortunio duri massimo 10 giorni. Se dura già un mese, per dire, lo perdiamo. Perché la finale è tra 3 settimane. 10-15 giorni lo recuperiamo, Luvumbo. Di più è problematica. Ecco qua Luvumbo. Ancora zitto Luvumbo. Zimmermann. In verticale. Nils Baumann. Vogt. Non riesce a calciare Vogt ancora. Zimmermann! Lo vedevo... al pelo ai playoff il Bari comunque. E anche secondo me si è fatto male alla spalla e non si riprende. Guarda che Bolzano città si parla quasi solo italiano, eh? Il tedesco si parla pochissimo se non nei luoghi appositi per chi parla, nel senso, se vai a scuola ci sono le scuole solo tedesche o le scuole solo italiane, ci sono anche quelle bilingue un po' più rare, ma ci sono. Però sì,
Cioè il tedesco, io per 20 anni ho vissuto a Bolzano, tedesco non l'ho mai dovuto usare. Bauer, appena è entrato Carlo Bauer, tocca il pallone e segna. Comunque sia Bolzano, Bolzano città, il tedesco non ti serve realisticamente. Ti arrangi anche con l'italiano. L'università è in inglese addirittura, mi pare. Non vorrei dire una stronzata. Comunque è in italiano e in inglese. Tedesco all'università non so se ci sia. C'è, puoi scegliere di fare dei corsi in tedesco. Ma non... Nico lo sa. Nico ha studiato lì, quindi Nico ce lo sa dire. Che schema incredibile. Con il fatto che Baumann si ritira, non hai diritto a prendere un attaccante senza ruota? Soltanto quando si ritira. Prima che si ritiri, soltanto se esce dalla ruota. Me lo devo tenere in squadra per forza. Però di base... No, non ne ho diritto. Finché non si ritira... Ecco, se invece mi si ritira... E l'anno dopo rimango senza un attaccante, ho diritto a un giocatore bonus, quello sì. Luvumbo. Luvumbo. Colpisce in faccia il suo compagno, bene. Per Jacob. Tocca corto da Bear di nuovo. Per il 2-1 al 94esimo, signori. Chi se ne frega. Concludiamo con un gol regalato all'Erzke Birgeaue. Ma grazie a questi due gol di Bauer e di Zimmermann nel giro di pochi minuti. Siamo ufficialmente in Zweite Bundesliga. Non ho guardato la premiazione. Non c'è premiazione perché siamo arrivati secondi. Però sì, ufficiale la nostra promozione diretta in Bundesliga con la Dinamo Dresda che pareggia l'ultimo game. Quindi tutto quello che abbiamo detto all'inizio della partita non vale, perché a prescindere, anche perdendo, saremo arrivati qui. Saarbrücken che ha stradominato il campionato e quindi giustamente se lo porta a casa. Seconda miglior difesa, secondo miglior attacco, seconda miglior differenza reti, seconda miglior squadra del campionato. Giusto, giusto così, giusto così. Quindi l'anno prossimo saliremo in Zweite Bundesliga, H, la Serie B tedesca, ma adesso dobbiamo scoprire un paio di cose. Punto primo. Quanto deve star fuori Zito Luvumbo? 5 giorni. Ce l'abbiamo per la finale. Ce l'abbiamo per la finale. Sì, 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 Saarbrücken sta facendo grandi cose. Noi, in questo universo, siamo il Saarbrücken. Ora, programma di allenamento. Le energie, tutti quanti l'avete recuperata, no? Datemi ancora un attimo un paio di giorni. Anzi, fatemi fare tutto sull'energia per un paio di giorni. Ok. E ora, per il resto della settimana, si butta tutto sulle prestazioni. Così arriveremo pieni di energie e pienamente lucidi. Fatemi vedere se c'è qualche allenatore buono che è apparso per puro sbaglio. Nope, vero? In realtà no. In realtà no. Massimo 3 stelle. Bolzano città, sì, volendo si parlano altre lingue. Si parla il ladino. In provincia di Bolzano si parla il ladino, quello sì. Ok.
Signori, stanno arrivando un sacco di offerte per un po' di giocatori che vogliono assolutamente andarsene da questa squadra, anche se non hanno capito un cazzo. Siamo giunti, o meglio, stiamo lentamente giungendo al 25 maggio 2024, giorno in cui il Pipoburg dovrà scendere in campo all'Olympiastadion di Berlino per la finale di Coppa di Germania contro il Bayern Monaco. È stata una stagione incredibile, se consideriamo che è la prima in assoluto per questa squadra, ed è una stagione che adesso ci vedrà protagonisti in una, oserei dire, più che clamorosa finale di Coppa contro il gigante tedesco per eccellenza, il Bayern Monaco, che schiera Manuel Neuer in porta, difesa a 4 con Mazraoui, De Ligt, Kim Min-jae e Alphonso Davies, Joshua Kimmich e Konrad Laimer davanti alla difesa, Sané, Musiala, Coman sulla tre quarti e davanti Harry Kane. Dall'altro lato noi schiereremo il nostro classico 3-4-2-1 che tante gioie ci ha regalato. Devo giusto fare questa inversione di ruoli. Bauer titolare, che mi giocherà come falso 9 tra molte virgolette. Atubolu in porta, Dardai, Baumann, Wagner in difesa, che avranno il compito di tenere i giocatori del Bayern. Zimmermann e Martin a centrocampo. Martin è calato, problematico. Hahn e Scholz sulle fasce, Luvumbo e Vogt sulla tre quarti, e punta il buon Bauer. Ora datemi il tempo di cambiare la divisa e mettere questa qua, quella più violacea, per questa finale di Coppa di Germania stagione 2023-2024. Signori, si scende in campo. No, allora, per quello che riguarda gli overall degli acquisti futuri, sappiate che non mi baso sulle competizioni che vado a giocare, mi baso più sull'overall della squadra. Quindi se ho dei 75, l'overall massimo che vi do magari è 73-74. Finché non arrivo a giocarmi davvero qualche trofeo importante, perché se gioco l'Europa League l'anno prossimo sono lì per memare essenzialmente. Diciamo che non andrò oltre il 75. Signore e signori, buonasera. Benvenuti all'Olympiastadion di Berlino. Stadio che, come dico ogni volta, ha visto l'Italia nel lontano 2006, 9 luglio 2006, trionfare e salire sul gradino più alto del mondo durante un mondiale incredibile, clamoroso e stracolmo di stelle. Così come è stracolmo di stelle questo Bayern Monaco, che parte subito forte con Musiala che la caccia sul fondo, ma davanti a sé ha un piccolo gigante, un Pipoburg che fino ad ora ha dominato completamente questa competizione, che anche oggi vuole partire forte con Zito Luvumbo. Luvumbo a servire Carlo Bauer, in area Carlo Bauer, incrocia col mancino Neuer. Questo sarà l'ostacolo più grande, Manuel Neuer in porta. Ma noi abbiamo il compito, il dovere e il diritto di provarci. De Ligt, Kim Min-jae, Kimmich, Musiala, Mazraoui, anzi no, è questo Musiala che apre per Coman, mio Dio che passaggio, Kingsley Coman rientra sul destro, si appoggia ad Harry Kane con il destro, palo esterno e fuori, mio Dio, è effettivamente tosta, avrei quasi preferito non incontrare il Bayern e si è spenta la luce. Hello? Ok, c'è stato un piccolo problema logistico all'Olympiastadion, si era spenta una luce, non so perché. Ora ci siamo, Scholz. Figa, pensa essere il signor Scholz e ritrovarsi a giocare una finale di Coppa di Germania contro il Bayern Monaco dopo che hai affrontato uno scarpalo per tutta quanta la stagione facendo su e giù per la fascia destra. Kane. E inseguirlo Baumann, la piazza, Kane, Atubolu. Noah Atubolu. Già secondo o terza parata buona per lui. Mi sa che il nostro classico gioco offensivo non lo potremo fare tantissimo in sta partita. Anzi, dobbiamo giocare di contropiede, basta. Non possiamo dominare il pallone come siamo soliti fare. Zimmermann.
rallenta. Vede Scholz in mezzo a 4. Prova a calciare Scholz. Manuel Neuer in angolo, ma attenzione perché il Pipoburg si fa vedere. Si fa vedere il Pipo. Zimmermann. Vogt. Luvumbo. Carlo Bauer. Col mancino ancora Neuer in due tempi. Rischio per la difesa del Bayern. E attenzione adesso con Jamal Musiala che è partito. A tu per tu con Atubolu. No, vabbè. Vaffanculo. Dai, ma si può prendere gol così? Cioè, è giusto che il Bayern abbia segnato, ma mi sta al cazzo il modo in cui l'ho preso il gol. Purtroppo Atubolu è tutto l'anno che fa questi interventi del cazzo, che non ferma il pallone, ma lo rimette sempre vicino. Questa volta il pallone è andato dove non doveva andare, sui piedi di Sané. Calcio d'angolo. Non c'entra lo script. C'entra il fatto che un gol del genere fosse nell'area da almeno metà campionato. Parton Dardai cerca Luvumbo, chiude De Ligt. Ce l'abbiamo ancora noi. Non è vero. Kimmich. Sané. Buono. Costringiamo Mazraoui all'errore. Adesso teniamo il pallone. Zimmermann messo giù malamente. Non dice un cazzo l'arbitro. Discutibile questa decisione arbitrale. Fortunatamente il Bayern è gentile e ci ridà il pallone. Zito Luvumbo. Va via in velocità De Ligt. Luvumbo. Per Carlo Vogt. Neuer. L'uragano la tocca con la mano. E quindi, signori, calcio di rigore per il Pipoburg. Non ho neanche visto se effettivamente l'abbia toccata col braccio, ma sinceramente non me ne frega una sega di niente. Luvumbo sul pallone. Per il suo 10° gol in questa Deutsche Pokal. Indovina l'angolo Manuel Neuer, ma non ci può mai arrivare. Zito Luvumbo la pareggia. Clamoroso all'Olympiastadion, anche se non troppo, visto che era da qualche minuto che stavamo schiacciando il Bayern nella sua area di rigore. Bene, bene. E ora continuiamo così come gli ultimi 10 minuti, perché, raga, stavamo meritando. Sané. Kane. Harry Kane. Sané. Cross sul primo palo. Musiala la Atubolu. Migliore in campo il nostro portiere fino ad ora. Musiala non ci può credere. Musiala incredulo. Dalla bandierina ora. Prova a metterla fuori. Fine primo tempo. Per fortuna che l'ha fischiato lì. Non sarebbe successo niente perché c'era un uomo sul palo, ma per fortuna che l'ha fischiato lì. Secondo tempo. Luvumbo. Perde palla. Kane messo giù malamente da Martin. Per battere lo stesso Kane. Giallo per il nostro centrocampista, attenzione. Forse sarà il caso di mettere Sudowski. Tra qualche minuto. Coman, gran dribbling. Atubolu ancora. Noah, fottuto Atubolu. Mettiamola fuori. Traversa di Kane. Ancora Kim Min-jae, ancora Atubolu. Poi Luvumbo esce palla al piede. Perde palla Han. Mazraoui. Gestisce con estrema calma Mazraoui. Kimmich. Kane. Sané. Sané col destro.
comunque un tiro migliore di quelli che avrebbe fatto Bauman. Bravo Martin. Fogt. Carlo. Vada Carlo. Zimmerman. Han. Tardai. Han. Cross di Han. La tocca De Ligt. Peccato. Sballatino il cross del nostro numero. Non so che numero abbia Han. 14, I guess. If I remember correctly. Bravo Luvumbo. Peccato. Sané. Doppio dribbling. Zimmerman prova a chiudere. Guadagna il fallo. Leroy Sané. Bravo Luvumbo ancora. Han. Zimmerman. Luvumbo. Han. Pessimo cross di Zito Luvumbo. No, 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 no. Torna, 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 torna. Non lasciarmi lì Harry Kane da solo. Sané. Cerca Davis. Di testa da Sané. Ancora Alfonso Davis. Col mancino, pallone alto. Devo assolutamente togliere Martin. Troppo rischioso tenerlo lì dentro Sudowski. Poi basta per ora. A me lo dici. Pensa quanto è ridicolo ritrovarsi con una squadra di Serie C che gioca in uno stadio da 7.000 posti all'Olympiastadion a giocarsi la finale di Coppa di Germania contro il Bayern. Cioè, saremmo tutti quanti qua a fare il tifo per loro. Anche i tifosi del Bayern dovessero perdere non si incazzerebbero neanche. Luvumbo per Carlo Vogt. Carlo Vogt! Pepo Burga avanti al 77esimo. Segna Carlo Vogt. Segna l'uomo che è stato infortunato per 3 mesi, ma che da quando è tornato è stato fottutamente on fire. Sin dal day one. Pepo Burga avanti in quel di Berlino. Grande azione costruita dai due AT. Clamoroso. Clamoroso. Ribaltata dopo il gol al 29esimo di Sané. Il Bayern avrebbe meritato molto di più di quello che ha fatto vedere finora. Ma Noah Tubolu è stato formidabile tra i pali. Allora. Cazzo. Kane. Pallone che finisce tra i piedi di Alfonso Davis. A Tupolu. Eccolo qua. Pareggio immediato. Immediato con Rodrigo. Ah, questi qua c'erano Rodrigo in panchina. Ma ancora una volta, grazie a un rimpallo, qua Tupolu ha fatto il possibile. Più di così non poteva. Pareggio meritatissimo del Bayern con Rodrigo. Attenzione a Han. Attenzione a Han. Attenzione a Han. Voragine per il 14. Han. Pallone che arriva per puro sbaglio tra i piedi del numero 7. Musiala. Bravo Zimmerman. Tocco di mano però. Harry Kane. Può cercare il cross o il tocco corto per Musiala. Torna indietro addirittura da Rodriguez. Rodriguez chi? Guido Rodriguez. Chi minchia è Guido Rodriguez? Sané! Doppietta per lui, la rigirata al Bayern. Il sogno Pipo Burg.
Si chiude nella zip dei jeans. Jeans di marca Bayern Monaco. Si conclude il sogno. Ci abbiamo sperato, ci abbiamo creduto. Siamo arrivati a tanto così. A tanto così dalla vittoria. Siamo stati in vantaggio per pochi minuti. Bayern che ha strameritato di vincere questa partita, non lo metto in dubbio. Però quando vai avanti 2-1 al 78esimo, ci speri. Ci speri, e come, nel clamoroso. E con il clamoroso intendo dire Europa League e Zweite Bundesliga. E niente. È andata male. Purtroppo è andata male. Ovvio che mi fanno rosicare i gol sui rimpalli. Più che il secondo, il primo, sapete? Perché il secondo ci può stare. Il Porto ha vinto la Champions. Non so cosa sia più ridicolo. Borussia Dortmund vince l'Europa League. Perché c'è l'Almeria in Conference? Non dovrebbe esserci l'Almeria in Conference. Perché c'è l'Almeria in Conference? Sai che ridere se adesso tipo vai a guardare tipo il campionato tedesco e vedi che questo qua è stato vinto tipo dallo Stoccarda? No, ha vinto il Bayern, ok, clamorosamente. Tutto nella norma. È al posto del Mostar. Ho capito, ma perché mettermi una spagnola? Non ha senso. Ah, boh. Vabbè, ammetto che rosico per questa finale. E ripeto, più che per la finale in sé, per come si è conclusa, perché comunque il primo gol, una merda, ecco. Il secondo gol, il rimpallo del secondo, ci può stare, perché comunque è un bel tiro, respinto non benissimo da Tubolu, la palla rimane lì per la corrente Rodrigo, che insacca. Quello ci sta, succede mille volte in partita. Il primo no, ma è successo tante volte a favore mio durante la carriera col Sutil, quindi non me ne posso lamentare. Cioè il portiere che para, la palla che rimbalza sul difensore e finisce esattamente tra i piedi dell'avversario. Quello mi dà molto più fastidio che il secondo. Il secondo è un rimpallo giusto, il primo no. Ma mi fa rosicare il fatto che a 10 minuti alla fine fossi sopra. Però se vogliamo va bene così. Coppa di Germania, la prima stagione della Serie C, sarebbe stato un po' troppo. Però peccato. Ma in realtà sai che mi piace molto la formazione, cioè il modulo. Il 3-4-2-1. Io la prossima carriera la gioco con questo modulo qua, perché è proprio bello da mettere in campo. Io mi ci trovo bene. Tanto competitivo non gioco, no? Quindi non mi riguarda la cosa. Vabbè, statistiche individuali, com'è andata? Luvumbo con 23 gol, bravo zito. Vogt con 13, Baumann con 12, Bauer con 10. Sì, quei 4 hanno fatto bene. Poi Zimmermann ne ha messi 6, Scholz ne ha messi 4 con 12 assist, bravo Bruno. Han con 3-9, Lang con 2 gol, Atubolu con 1 gol e 1 assist. How? Wagner con 1 gol, Baumann con 1 gol, Martin con 1 gol, Beck con 1 gol e anche Lehmann. Dardai non ha segnato ma ha fatto 3 assist. I mean, not bad. Could have been worse. Decisamente peggio. I contratti li rinnovo quando passo in Zweite Bundesliga, così mi chiedono i contratti da Zweite Bundesliga e non da Serie C tedesca. Oh, staff trovato, grazie amico. Che cazzo dici, stronzo? Ah sì, invece, guarda che bello.
Allora, strategia squadra. Dude, hi Robert. How are things? Scusatemi, per il momento English è arrivato Robert, che è un ragazzo olandese con cui facevo video in inglese anni fa. Allora, per il centrocampo c'è qualcuno di più decente? Sì, qualcuno da 4 stelle ce l'ha sicuro. Qualcuno di loro ha 3 stelle per la difesa? Yes. Potrei quindi licenziare signor Bauer e andare a prendere... Thank you for the donation, by the way. Didn't even thank you. How have you been? Good to see you here. Ok, ma meglio di così non posso fare per ora, mi sa. I guess. In realtà... No, non posso. Vabbè, ma lo sistemiamo l'anno prossimo. Tanto ho un nuovo osservatore. Se trovo qualcuno di decente per la difesa... Forse, aspetta. Qualcuno di più decente per la difesa c'è. Oh, 3 stelle. Oh. No, i video in inglese non ci sono. Ci sono più da nessuna parte. Definitely, I'd definitely let you know. It's gonna be hard from now on. I'm gonna become a dad and gonna have a child in February, so it's gonna be way more difficult from now on. But if it happens, I'll make sure to let you know. Mamma mia, si sono arrugginito con l'inglese comunque, Marò. Allora, 3 stelle, 2-1. Vabbè, difesa ci siamo. In realtà potrei anche togliergli 2 stelle. Dovrei fare tipo un cambio. Qualcuno di loro, 4 stelle. Ok, Schmetz. Qualcuno di voi... Forse sapete che questo basta, forse? Yes. Top. See ya, good night, man. No, comunque... Non ricordo cosa stessi dicendo, scusatemi. Ogni tanto capita che appaia gente in live con cui ho fatto... video in passato, si parla di quasi 10 anni fa, e che ovviamente parla inglese perché nessuno di loro era italiano. Ricordo 2 ragazze e tipo 3-4 ragazzi degli Stati Uniti, uno inglese proprio UK, e c'era lui che era olandese. Va bene, signori, comunque, prima stagione del Pipoburg che si conclude e quindi, ovviamente, ora sarebbe giunto il momento di fare mercato per la stagione 2, ma mi pare brutto. Però sapete cosa vi faccio fare? Vi faccio fare... le divise. Edoardo, teoricamente li sblocchi di stagione in stagione. Ogni anno te ne aggiungono uno. Non so perché sta stronzata. Però sì, è così. Allora, no, il mercato non lo facciamo oggi, altrimenti non finiamo. No, però facciamo le divise. Allora, mi serviranno, in questo preciso istante, 9 numeri compresi tra 1 e 56. Quindi, spammatemi i numeri compresi tra 1 e 56.
Me ne servono 9 per l'appunto. Cinque, quattro, tre, due, uno. Numero 1, quello di Leonardo, 42. Voi continuate a spammare perché tanto ne devo selezionare un botto. Quindi, primo colore della prima maglia, 42. Vi ricordo che, allora, i primi tre numeri che estraggo sono quelli per la prima maglia, dal quarto al sesto per la seconda, dal settimo all'ultimo quelli per la terza. Vado a metterli poi nell'ordine che ritengo più opportuno, non li devo usare per forza con quell'ordine lì, basta che li utilizzi tutti e tre per forza. 3, 2, 1. 33. Piripillo. E infine, non ho sezionato niente, 29. Quindi 42, 33, 29. Tamar, ti sei mangiato la mia penna? No, è qua. Poi altri 3 per la seconda maglia. A partire dal 32 di nuovo. No, questo qua è nuovo. 32. Poi. Due. E infine. Non ho selezionato niente. Di nuovo. In realtà sì. Ho selezionato tutta la chat. Perfetto. Ups. 20. Infine ultimi 3. Ventiquattro. Nessun numero per ora si è ripetuto, clamorosamente. Ventiquattro, ventidue. Due numeri molto vicini. E infine, ultimo numero. Non ho cliccato su niente. Cosa ho cliccato? Ah. Cazzo, il finale l'ha fatto. 3, 2, 1. Il 7. Va bene. Ora mi servono tre numeri compresi tra 1 e 101. Per determinare lo stile da usare per le maglie. Tra 1 e 101. Vero, Kamar? Yes. 3, 2, 1. 38. Seconda maglia, 72. E infine terza maglia, 100. Welp, signori, stoppa i numeri, è stato un piacere. Andiamo a comporre queste orribili, 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 orribili divise. Allora, abbiamo detto. Prima maglia, lascia stare la penna. Colore numero 1, 42. 7, 14. Ah, magari se mi metto a sinistra è meglio, vero? Sì. Perché almeno si vede bene. Quindi 7, 14, 21, 28, 35, 42. Si va arancione. Secondo colore 33. Quindi 42, 35, 34, 33. Viola e arancione con un dettaglio color 28, il primo di questa linea rosa. Bello. Bello. Mi piace proprio. Arancione, viola e rosa. In realtà si potrebbe fare viola e rosa con dettaglio arancione. Could have been worse. Sarebbe dovuto essere peggio. 3, 6, 9, 12. Vi ricordo che questa qua è lo stile numero 38. 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36. Sì, pardon. Cosa mi son... What? Sì, no, mi son perso. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39. E questa qui... è la numero 38. Allora, ci si può lavorare. Ci si può lavorare se poi mettiamo come colore del dettaglio l'arancione. Eh? Non male.
non è la mia preferita, ma non male. Pico, eh. Poi, maglia numero 2. Colore 1.32. Quindi questa è per l'appunto 2... Sì, vai, 7, 14, 21, 28, 35, 34, 33, 32. Ah, si torna al color vinaccia. Colore numero 2, grigio. Giusto. Colore numero 3, 20. Blu. Ok. Qua andrei più sul grigio con i dettagli bordeaux e blu. Vediamo. Perché la maglia è la 72. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 3, 6, 9, 12. Bella. Come una mattina all'acqua cristallina. La seconda palesemente così, con i numeri blu. Anche se non c'entrano una sega, ma almeno gli diamo un attimino di importanza, il colore blu. E già così la prima e la seconda maglia si differenziano abbastanza. Così stacchi di più il colore tra la prima e la seconda. La seconda, guardate, la seconda maglia non è malissimo. Terza maglia, speriamo che ci aiuti. Allora, anzitutto lo stile è il numero 100. Bella questa della Hummel. Questa qua con i colori tono su tono viene da Dio. 7, 14, 21, 22, 23, 24. Ah, cazzo. Poi, il secondo è il 22. Il terzo colore invece è il 7. Bella. Lei è bella. Fatemi invertire questi due. Così abbiamo qualche dettaglio un attimino più chiaro e qualcuno un po' più scuro. Questa sarà la maglia che userò sempre quest'anno. Ve lo dico. Prima maglia, seconda maglia, terza maglia, quella che non vedrete mai questa. Però loro due sono belle. Bello, 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 sono contento. Belle divise, raga. Clamorosamente avete fatto delle belle divise. Tolta la prima, che vabbè, un pugno nell'occhio di colori. Ma l'ultima in particolare è bellissima. Userò solo quella, se possibile. Al che, signori, sono le 22.44. Quello che vi farò fare nella prossima live di FC24 che probabilmente sarà martedì prossimo, sarà uno, farvi scegliere il modulo con cui dovremo affrontare la prossima stagione. E vi ricordo che il modulo lo potete scegliere soltanto tra uno specifico set di moduli, per l'appunto. E i moduli in questione sono i seguenti: 4-2-3-1, 4-1-2-1-2, 4-3-1-2, 4-3-3, 4-3-2-1, quindi il 4-3-3 con gli AT, e infine il modulo che stiamo usando adesso. Perché questa cosa? Perché come potete vedere, lo stile di gioco che mi avete fatto scegliere è tiki-taka. E come detto, quello lì lo cambieremo ogni 3 anni. Altrimenti dover cambiare tutti quanti gli allenatori ogni volta è uno spreco di tempo enorme e preferisco non farlo. Quindi sì, spreco di tempo e di crescita dei giocatori. Quindi quello lì cambia ogni 3 anni, lo stile di gioco. La formazione invece cambia ogni anno, ok? Perciò vi dirò, bel team, ottima annata per noi questa. Mi scoccia che per questa stagione la prima maglia che verrà vista in qualsiasi grafica sarà questa e non quella bella e rossa. Sì, certo, è vero, l'avrei potuta invertire, ma sti cazzi.
Giusto per curiosità, le squadre retrocesse chi sono? Werder Brema, Heidenheim e Darmstadt. Ok, invece con noi sono saliti il Saarbrücken e il Wehen Wiesbaden. È arrivato terzo? No, c'era il Dresda. I don't know, man. I don't understand. Va bene. Va benissimo. Signori, io mi considero più che soddisfatto per oggi. Salviamo, sovrascriviamo questo salvataggio e andiamo tutti a nanna. Voi andate a nanna. Io, per ora, rimarrò qui a fare le miniature per i prossimi giorni. Signori, fate i bravi. Passate una buona serata. La carriera torna martedì. Settimana prossima la programmazione dovrebbe teoricamente essere... Pandora, FC, FC, Pokémon Scarlatto e Violetto, Pandora. Con giovedì, che vedrà un video uscire durante la live, forse prima, forse lo... non lo so. Sinceramente non ne ho idea di come gestire il tutto. Settimana prossima sarà un po' strana. Vi aggiorno comunque, vi faccio sapere. Splendori, fate i bravi. Buonanotte, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.